va. Ciao, sono Marco, sai, compila il nome qua, parliamo di coding qui, Delphi, Python, ogni di JavaScript, lo sai, ti fa volare, entra nella chat con me, impari, divertiti, compila quindi va, su Twitch c'è una magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì, debugga i tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio ha storie che noi raccontiamo qui, framework e librerie, nel codice si vive, ogni stream una scoperta, compila quindi va, insieme a noi, i bit che volano, compilando un mondo nuovo, dove tutto è possibile. Ciao, sono Marco, sai, compila il nome qua, parliamo di coding qui, del che partono ogni di JavaScript, lo sai, ti fa volare, entra nella chat con me, impara e divertiti, compila quindi va, compila quindi va, su Twitch la magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì, e buon che fai eroi, su Twitch una magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì, debugga i tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio ha storie che noi raccontiamo qui, framework e librerie, nel codice si vive, ogni stream una scoperta, compila quindi va, fino insieme a noi, i bit che volano, compilando un mondo nuovo, dove tutto è possibile. Debugga i tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio storie che noi raccontiamo qui, framework e librerie, nel codice si vive, ogni stream una scoperta, compila quindi va, grida insieme a noi, i bit che volano, compilando un mondo nuovo, dove tutto è possibile, compila quindi va, su Twitch e noi. Possibile. Mio Dio, mi fa sbragare questa sigla, perché un problema fondamentale di questa sigla è che, pur avendo un testo un po', aspetta che faccio ripartire, un po' sempliciotto, un po', il problema è che dopo me la canto anche in macchina, cioè nonostante sia un po' gracchiante e un po', come dire, ma sì, bisogna dire che ciao Mr. K, ciao Muzio, già salutato, ciao X, salutavo prima mentre stavo cercando di far funzionare un po' di roba, adesso sposto. Averla in 8 bit, il problema è che mi ha generato proprio il brano, ma non c'è un... ci vorrebbe qualcuno che riesce a leggerne i suoni, a leggere, a parte alcuni passaggi del testo che hanno una metrica un po' strana, perché sono delle parole che finiscono troppo presto e quindi non è... Per il resto ci sono alcuni spunti che non sono male, cioè, debug i tuoi errori, devo dire che quando sento debug i tuoi errori mi fa ammazzare. E vabbè. È divertente, quindi me la tengo ogni tanto, la metto, solo che appunto domani se mi sposto, no, domani non devo spostarmi in macchina, ma ci sono alcune volte in cui andavo e sovrapensiero, o mentre facevo la spesa mi sono reso conto che me la stavo cantando in testa, e quindi questa è l'AI, questa è le meraviglie dell'AI. A proposito di AI, stasera ci facciamo, perché sono sempre centrato rispetto a questa telecamera, che mi tocca stare gobbo e girato, e ciò cioè, sembra tutto spigolento, che non sono così spigolento normalmente, vabbè, devo fare ancora più palestra, mi viene da dire. Come va? Stavo per dire metà settimana, no, in realtà è martedì, quindi è ancora lunga la settimana. Devo aggiornare obiettivo follower, perché quando è arrivato 380
non seguo molto il canale. Ho un canale, ma ho paura di usarlo, come dice il... Devo anche farmi la barba, da quel che vedo, quando mi vedo in cam. Vabbè. Ciao Jax, ben arrivato. Tanto abbiamo appena iniziato e si è persa la sigla, ma ormai uscirà dalle orecchie, quindi... No, io subito non mi piaceva, ma devo mettere che adesso mi piace quasi, quindi mi piace metterla. Ci sta, ci sta. Aiuto, appena ho cenato poco fa e quindi sono... Sta venendo sulla cena, ma non vi preoccupate nel caso metto la scena in cui sono assente e scappo, quindi... No, mi sono perso la sì, dovrei metterla in... dovrei incidere la canzone, che è un testo... Vabbè, tanto anche la settimana scorsa l'ho messa, cioè nel video on demand rimane. Su YouTube la taglio un po', non mi ricordo se ce l'ho lasciata o così, quindi... All'ITDEFCON la metti per presentare il toy. Lo sto preparando tra una serata e l'altra, sta venendo abbastanza bene. E ammetto che mi sta piacendo molto fare le presentazioni con Canva, perché è molto comodo. Quando hai bisogno di qualcosa, fai la ricerca, metti dentro, potrei farmi sponsorizzare, ecco, per fare questa. Però ho iniziato a usarlo un po' di tempo fa nel mese gratuito, non pensavo, però effettivamente si fanno un sacco di cosine. Sto usando per, vabbè, a parte fare dei TikTok per un canale che non è il mio, ma è un canale sempre di uno streamer che ogni tanto mettiamo qualche TikTok goliardico. Però anche gli slideshow, le grafiche anche di questo canale, alla fine mi è molto utile. Un po' costosetto al mese perché sono 17 euro e suffla, come dicono a Parma, cioè qualcosa all'incirca. Però bisogna ammettere che è molto veloce, hai tutto a portata di mano. Forse qualche animazione in più non guasterebbe o qualche opzione in più. Però ecco, una volta al mese fanno dei mega rilascioni di feature, le presentano anche in modo un po' fantasmagorico, perché quando ti dicono sono nuove feature, clicchi, c'è il portone che si apre, la luce che ti illumina, ti fa vedere un po' le cose nuove che hanno messo. Ci stanno lavorando abbastanza e penso, forse adesso non in questo momento, ma se vedo che continuo a utilizzarlo, penso che nell'anno nuovo mi farò un abbonamento annuale, quantomeno risparmio qualcosina, ecco, da questo punto di vista, però sono quasi sicuro di usarlo volentieri. Quindi per molte cose non apro quasi più Photoshop, ed è molto comodo anche perché rimane tutto sul cloud, è abbastanza comodo, ha una sua app che poi in realtà è un boxing del browser, quindi alla fine non è... Cioè, praticamente l'app web integrata, non è che sia un'applicazione nativa, però non è malaccio, come devo dire, stavo un sacco di spunti, di cose da cui prendere, come dire, ispirazione per fare poi magari delle cose customizzate, anche che non è bello fare cose tutte uguali, però vedo un po' in giro a volte delle grafiche riprodotti, invece guardo un po' le idee, poi cerco un po' di rielaborarle. E ok, ho salutato tutto, sì. Quindi se poi c'è gente in chat che non sia timida, anche gente che magari passa raramente, qui ci proviamo a fare un po' di programmazione, in realtà portiamo un linguaggio di nicchia, e dovremmo portarne anche altre, vedere anche un po' di altre cose, provare un po' di tool, eccetera, però ho un po' di cose in una lista, mi trovo sempre un po' a individuare qualcosa di utile da portare sempre sullo stesso linguaggio, che comunque è meno gettonato degli altri, perché ci sono un po' di persone che sviluppano su Twitch, gente che fa giochi in Godot, c'è gente che sviluppa in Pascal su Common 64 addirittura, quindi ci sono un sacco di persone, quindi più è di nicchia, più magari uno dice... uso altri strumenti, però vedo qualcosa di nuovo e quindi poi c'è chi in chat usa abitualmente questo tool, per cui ci si ritrova, ecco. Però l'idea è sempre quella di
non annoiarci troppo e provare delle cose nuove. A proposito di non annoiarci troppo e di non fare cose nuove, stavo pensando se ho delle news da condividere, però delle conferenze vi ho già parlato, quindi non vi tedio ulteriormente, al netto che sto facendo un po' di... magari vi lascio solo i link, visto che il programma è quasi definitivo. Ma no, dai, ve le faccio vedere così cambio già scena e poi iniziamo a fare qualcosina, perché non so se riuscirò a fare quello che ho intenzione di fare. Questo è un po' il problema, ma ci proviamo. Adesso passo al... No, dicevo, vi ho già rotto i marroni, come si dice, più volte su questa cosa, ma è imminente, quindi non so se ci sono ancora biglietti, ma presumo di sì, forse sì. Prossimi eventi, ah, forse devo entrare in quella di Roma. Iscriviti, penso che ci siano ancora dei biglietti. E c'è il programma definitivo, quindi nell'agendona. Vediamo se sono stati i cambiamenti, perché ogni tanto devo dare un'occhiata anch'io. Vabbè, what's new in Delphi? C'è Marco, non so come si dice in Geuze, boh, dovrò imparare come si dice, perché magari lo voglio salutare, visto che ho comprato il suo libro, e quindi ho una mezza idea anche di portarmelo dietro e farmelo autografare, perché non so mai che questo, perché secondo me è interessante, però vabbè, quello ci penserò, perché non voglio fare la figura del... Ah, qui c'è il mio aiutante, ecco, ah, forse non lo vedete, però tanto tra un po' verrà a reclamare il cibo, perché ha sempre fame. Che ha scritto un libro sulla storia del Pascal, porta questo Build an Application with Codolex, che se non lo conoscete, magari c'è una trial, una sera si potrebbe provare a guardarlo, a portarlo. Vabbè, questa è una cosa animata, quindi non fa vedere molto, però c'è qualche screenshot, forse, features. Ed è molto interessante, perché è come un'estensione e free. Cioè, questo dice che è free. So che è commerciale, però come all for free? No, ma veramente? Pensavo fosse commerciale. Come fa a essere free? Tu l'hai provato, Muzio, questo... Ma Bari non ha organizzato nulla, la provincia tira molte aziende, tiene nel campo ICT anche di un certo calibro. Allora, posso dire che quel organizzate... organizzate, io al momento non organizzo nulla, però mi aggancio alle organizzazioni per provare a portare qualcosa. Ma allora, se questo è free, boh, prossima live lo proviamo, perché deve essere... immagino che ci sia magari una parte free, una parte a pagamento. So che c'era l'MVP Tour, cos'era? BitTime MVP Tour, non so se c'è una, non Tour Operator, Spagna. Ok, vabbè, Spagna, no, siamo un po'... Ciao Marco, ciao Monimo, ben arrivato. MTV Tour Spagna. No, non vedo informazioni. In Spagna sono un po' lontani, ma no, non vedo, forse c'era un post, una newsletter o qualcosa del genere. So che fanno un po' di tour in giro, almeno BitTime, che sono gli organizzatori di TDEFCON. Non so, sono passati anche di lì. Però dovete rompere le scatole un po' a loro, perché effettivamente, giustamente, in Sicilia c'è il buon Flavio, quindi dirò: Flavio, tra Sicilia e Roma, organizza qualcosa, così anche gli amici, come dire, non solo del nord Italia, dove c'è la nebbia, perché al momento c'è una nebbia che sembra di giocare a Silent Hill, anche giù ci sono sviluppatori che apprezzerebbero, diciamo, qualche ventino per potersi divertire. Utilizzo di Delphi, poi c'è Fabio Moschella, Delphi con OpenAI API per applicazioni intelligenti. Poi vabbè, non entro nella descrizione, perché tu lo farebbero pure, ma non abbiamo molte aziende che utilizzano Delphi. Vabbè, così, però non ce ne saranno mai, se... No, capisco, perché comunque è impegnativo, chiaramente, il tour.
Adesso non entro nel programma, però qui presumo che si parlerà della parte di OpenAI. Noi ci abbiamo fatto una livettina dove abbiamo invocato ChatGPT, ad esempio, ma ci sono un sacco di altre API interessanti, tra l'altro con un account ricaricabile, per cui uno potrebbe anche provarsele low cost, che danno il sentiment sul testo, cioè generazione di immagini. Ho provato sia DALL-E sia ChatGPT, vabbè, su YouTube ci sono tutti i replay, quindi c'è comando YouTube e c'è il link. Web Stencil l'abbiamo provata anche questa in live qualche settimana fa, secondo me è molto interessante, quantomeno perché già avere nel prodotto qualcosa che fa questo tipo di lavoro è un view engine, quindi un'elaborazione di pagina lato server, e poi c'è la famosa integrazione con, cioè non c'è un'integrazione ufficiale, ma comunque abbastanza friendly con HTMX, può essere una cosa interessante. Vabbè, pranzo ovviamente è la meta più ambita. Io vengo sempre dopo pranzo, così ce li ho tutti come dire, appesantiti, però quantomeno così io sto sveglio, devo fare la mia. No, di solito cerco di essere un po', di intrattenere un po', e anche adesso sto cercando un po' di tenere la cosa un po' leggerina, per cui. Peccato perché volevo guardare Deadlock Empire Games, questa cosa sul multitrading, perché multitrading è un tema che effettivamente vorrei e dovrei anche ripassare, perché poi mi servirà, se tutto va bene, anche il prossimo anno per lavoro, quindi mi farebbe piacere, perché torno, se tutto va bene, a sviluppare un po' più pesantemente in Delphi, anche lavorativamente, rispetto a adesso che sono un po' più su .NET, un po' più su C Sharp, quindi Delphi. In realtà lo utilizzo però in maniera minoritaria, mentre dopo vado, non dico quasi full, ma forse se tutto va bene. Quindi web development with Delphi MVC, ok, appunto qui si parla di HTMX, template pro e web stencil, quindi è proprio l'argomento che segue esattamente quello delle 12 con Delphi MVC Framework. Anche io utilizzerò Delphi MVC Framework, devo mettermi a fare un po' di esempi per il mio tema, che è Course, che è non è un tema complesso, però è un qualcosa che chi sviluppa Web API ci si trova spesso a incrociare, e quindi è, come dire, è una cosa da vedere. Poi l'ottimo Claudio Piffer, che è sempre sul pezzo, mi aveva già parlato di questa cosa, KeyCloak, quindi sembra una cosa molto interessante. Se non ricordo male, è un tool, appunto, single sign-on, autenticazione federata, quindi fare login ad esempio con un provider, quindi ci sono queste cose. So che dovrebbe aver sviluppato un'estensione forse per Delphi MVC Framework per questa parte, quindi non voglio però fare degli spoiler o dire le cose errate, quindi lascio lì. Spring Collection o Complexity, qui si parla di algoritmi e delle collection di Spring, che secondo me una live l'abbiamo dedicata anche a questo, molto interessante, alcune feature come fare delle WHERE, quindi usare come dire, i metodi anonimi per partire da un array, filtrarlo, ordinarlo, avere questi metodi di estensione. Non so se qui ci sono delle novità, c'è questo Spring V2 che non so se è già una realtà. Andiamo a vedere Spring for Delphi è un framework con dentro diverse cose, in realtà. Everything you know, Spring for Delphi, qui si parla di ancora di upgrade da 1 a 2.0, però sapevo che era annunciata, ma e non è compatibile, che ci può stare perché comunque c'era un po' di. E dentro ci sono un po' di queste cose qui, c'è un container, quindi c'è dependency injection, le collection con queste feature, c'è la persistenza, poi mi ricordo che ci sono diversi pattern implementati, è una libreria un po'. Ah, questo cercavo il link, Tom Big Fixed, quindi c'è una parte di base, di eventi, quindi c'è dentro un pochino di una marea di cose, non so perché mi ha preso su questo menu, forse ho schiacciato qualcosa, o è apparso questo che mi ha Spring Collection,
fosse un esempietto di codice, magari farei. C'è una parte di mocking, c'è una parte di dependency injection, gli enumerable, ci sono un po' di cose interessanti, quindi altre cose che dire. Torno qui, sto aprendo troppe cose. Sessione di chiusura, quindi qui finisce il primo giorno. Nel secondo giorno invece ci abbiamo Carlo Barazzetta. Sviluppare giochi con le carte, dal Visual Basic a Delphi for Windows. Questa l'avevamo un po' già accennata perché abbiamo avuto qua intanto è passato a trovarci in un'avventura che ha riscoperto Barazzetta, creatore di questa libreria card per il Commodore 64, con cui hanno fatto il gioco della briscola, se non ricordo male. Anche qui si parla di algoritmi, la sessione è divisa in due parti. Firebird Ghost to Mobile, oh, interessante questa cosa qui. Questa è una cosa che sicuramente sarebbe da approfondire. Come portare database consolidato Firebird SQL to smartphone. Ah, quindi abbiamo. Io ammetto dolosamente di non. Colpevolmente, dolosamente, non è colpa mia, ma. Di non utilizzare Firebird da un po', almeno non attivamente, cioè ho delle applicazioni su cui faccio manutenzione, su cui uso effettivamente Firebird, però effettivamente è un po' che non lo adotto. Gestire i dati con efficienza, scalabilità, esempi pratici, caso reale, di per quanto sia flessibile, è sorprendentemente leggero, quindi anche il buon Firebird arriva su mobile, interessante perché è un po' che non seguo. Sono troppo agganciato a SQL Server anche per questioni lavorative. Vector Database è un tema molto attuale, molto interessante, lo seguirò senz'altro con piacere con Flavio, se riesco. Operator Overloading, Class Record Helper, avevamo visto un po' i Manage Record in una live di, secondo me ormai già un paio di anni fa, che avevamo scoperto un po' di cosine sulla inizializzazione. Finalizzazione dei managed record, si fanno cose molto interessanti, tant'è che in un API che ho in mente di fare mi piacerebbe sfruttarli per semplificare proprio il modo in cui scrivi il codice alla gestione della memoria, quindi sarebbe molto utile, cioè, riconosco, però mi piacerebbe proprio approfondirli in maniera estensiva. Qui, vabbè, class record helper, operator overloading non sono una novità di Delphi, però per chi non li conosce sicuramente sai come si fa, come si debugga nella maniera corretta. Ecco, qui se uno ok, quindi key clock, mi rendo conto che non finisco neanche una frase, ma voglio andare un po' veloce. Quindi qui si parla di debugging, qui si parla appunto della identity con key clock in Delphi MVC Framework, quindi qui probabilmente c'è l'integrazione del middleware di cui parlavo prima, quindi ce ne sono due di sessioni, una su questa e una sulla parte del middleware. Robotizza con Delphi Flow 20, una cosa di cui si è parlato anche lo scorso anno, non ho potuto vederla, mi sa che non la vedo anche quest'anno perché mi interessa molto questa sessione di Cileide che viene dal Brasile, se non ricordo male. Mi ha scritto un po' su Telegram perché dice vorrei presentare, volevo portare qualcosa perché sia su LinkedIn che su Instagram ogni tanto commento cose che pubblica perché maneggia molto i dispositivi tipo, non vi dico il nome perché sennò mi si attiva a quelle spalle, quindi però voi sapete chi, quindi ve lo potete scrivere in chat, però. Quel dispositivo prodotto da Amazon che risponde quando lo chiamate, che uso tipicamente solo per il timer da cucina, per cui è interessante andare a vedere come controllare questi dispositivi. Una parte su Schia in RStudio, anche Schia ormai non è una novità, però è sempre interessante vedere magari dal feedback, questi sono tutti in inglese, come utilizzarlo magari in maniera più efficace. Spero che non sia, insomma, un po' una riedizione di presentazioni fatte qualche anno fa, perché comunque almeno sarebbe interessante vedere anche qualcosina di più. Poi abbiamo JSON Schema, anche questo mi interessa abbastanza, perché
Pensavo che ci fosse qualcosa già pronto in Delphi, ma da quello che ho capito si parla di integrazione con Python, anche se con Delphi integrarsi in Python non è una cosa particolarmente complicata, e quindi ci può stare ed è sicuramente qualcosa da cui prenderò un po' spunto per il webinar, cioè non è webinar, cioè seminario che farò su Python la settimana dopo. Quindi se vi interessa, mi siete ancora iscritti. Il 14 e 15 novembre, quindi la prossima settimana, giovedì venerdì, a Roma c'è questa conferenza, quindi vi potete iscrivere. Mentre la settimana dopo, quindi è un periodo abbastanza intenso, il 20 novembre c'è il Delphi Day a Padova, una giornata con conferenza con vabbè, vari temi, poi ne parleremo più avanti quando saremo a ridosso, però ve li ho già fatti vedere, e più che altro vabbè, parlo del mio, ho un seminario su Delphi più Python che sto preparando, un po' dinamico 2 dei linguaggi di programmazione. Qualcuno mi ha scritto anche in email proponendomi, sto già utilizzando la cosa, come sarà? Sicuramente ci vedremo come sarà. E io sono un po' preoccupato perché io sono sempre in quella condizione di spiegare le cose a chi ne conosce meglio di me, quindi questa è una difficoltà. No, vabbè, dai, cerchiamo di, speriamo di fare, però ci sono anche altri che magari non le conoscono. E quindi cercherò di fare un po' una carrellata fatta bene con questo seminario. Ci sono anche Vue.js, da client server a REST, la modernizzazione di vecchie app che abbiamo trattato anche qua in live con Carlo Barazzetta, vedendo un po' i pulsanti del dialog, la tecnica dell'interposer e quindi tutte quelle cose che sono utilizzabili se avete dei progetti vecchi e li volete migrare a nuovo, a una versione nuova di Delphi, quindi senza riscrivere possibilmente il codice. Questo è quanto, basta conferenze che tutte le volte siamo qua a parlarne, però vabbè, ci tengo perché no, questo gli dedicheremo a questo punto una liveettina, lo devo provare, anche perché qual è la cosa interessante è avere una palette, avere degli elementi, da quello che ho visto da un demo un po' di tempo fa, draggabili per costruire una specie di diagramma di flusso che sostituisce il codice, quindi è il vero zero code, proprio per de già Delphi è low code, così siamo veramente allo zero code e probabilmente ci sono tutta una serie di interazioni per prendere magari dati, convertirli da un API, convertirli in JSON, spararli dentro un database, visualizzarli da qualche parte. Adesso non l'ho visto molto, infatti qui ci sono i file system, create folder. Quindi un modo in un certo senso per costruire un'applicazione editando un workflow, questo mi sembra interessante. Poi tra l'altro c'è anche del codice integrabile, però ecco vedete com'è, che me lo porta giù, dov'era? Era qua sotto che c'era un pezzettino che sembrava molto interessante da vedere, search text. Create variable, dalle variabili dei tipi, il codice lo genera lui. Ma quindi lui genera il codice per tutto oppure adotta dei, cioè lavori solo col flusso, cioè il flusso produce sempre codice, quindi governa il codice, oppure è una sorta di scada che il codice Delphi, ovviamente. Cioè per dire, tu trascini, metti un URL, quello che ottieni è codice, quindi è un po' come il Castle Game Engine che alla fine è un editor, oppure il codice lo usi solo nelle cose che devi customizzare, per il resto puoi andare, perché anche quello è cioè, interessante fare un codice puro Delphi. Questo lo dovremmo provare perché pensavo fosse commerciale, volevo provare comunque nel caso una trial, però se c'è anche una versione immagino che ci sia poi anche qualcosa marketplace, ecco forse qualcosa. Ah, ok, ecco qui c'è la parte con, no, anche perché mi aspetto che cioè comunque ci sia un certo effort nel fare questo tool, quindi anche non essendo open source, cioè comunque gratuito mi sembra, però sì, hanno messo un Windows Single Sign-On, una parte web, quindi venderanno diciamo, un po' quelle cose magari più particolari, più enterprise come add-on. Ci sta, beh, comunque è un'ottima opportunità. Mentre stasera quello che volevo fare, giusto per venire al nostro, questo l'avevo aperto prima. Ah, ok, si parla di
Questo deve essere abbastanza, no, 2020, deve essere abbastanza recente, 2020, c'è 4 anni, è un po' vecchio, però sì, Spring for Delphi, anche quello riporteremo, lo riguarderemo. Questo è, come dire, la bestia di questa sera, il lama, perché la cosa che mi era... Allora, io ho iniziato, ho provato la feature di Smart AI Coding in Delphi, premessa. Quindi partiamo con l'argomento. In Delphi è stato introdotto questa, la dico tecnologia, ma in realtà è un nome un po' altisonante, un po' generico, per dire che c'è una parte nell'IDE che si integra con i servizi LLM di intelligenza artificiale. Lo scopo qual è? Prendo un pezzo di codice oppure apro una chat e dialogo con uno di questi motori ormai utilizzatissimi direttamente nell'IDE. Per fare che cosa? O farmi spiegare il codice, o farmi generare del codice, oppure porre delle domande, ottenere un'implementazione ed eventualmente un bel copia e incolla all'interno del codice, e quindi farmi aiutare dall'AI nel mio lavoro di programmazione. La cosa che hanno fatto in Delphi, anche se adesso vedo che ci sono altri che stanno seguendo un po' la stessa strada, perché ci sono aziende che sono più affezionate a alcuni tool rispetto ad altri, quindi siccome tendenzialmente chi produce al momento ambienti di sviluppo normalmente anche immanicato, usiamo questo bel termine, con fornitori di servizi di questo tipo, ognuno gestisce il suo, perché se usate ad esempio Rider o Resharper in Visual Studio, in .NET, mi sembra che supportasse Copilot, perché siamo in Microsoft, ma un motore anche di AI, l'AI Assistant di JetBrains, che è quella che produce questi tool. Se usate Microsoft, supporta Copilot. Se usate Visual Studio Code, penso ne supporti N, ma sicuramente Copilot è più friendly. Se usate i tool di Google, va su Gemini. Quindi ognuno, come dire, se li mette un po' vicini e cerca, diciamo, di recuperare da questi servizi magari una parte dei economica di quello che poi impiega nell'investire sugli ambienti e cose di questo tipo. In Delphi è stata fatta questa scelta, a mio avviso abbastanza oculata, di supportare più provider. Adesso lanciamo Delphi così vediamo a cosa mi sto riferendo, anche se nella documentazione che stavo un po' sbirciando c'è un qualcosina. Ecco, qui c'è ad esempio una parte, magari la si vede meglio qui, dell'editor di codice. Che cosa avviene? Lui fondamentalmente, selezionate ad esempio una delle cose che si possono fare, selezionare un pezzo di codice, c'è Smart Code Insight come menu che può essere attivato e disattivato. Penso che sia una cosa, non penso, mi sembra di averlo anche sentito dire, quindi però non vorrei essermelo sognato stamattina. Ah, tra l'altro, dopo mi devo raccontare un aneddoto della mia sveglia mattutina, ma vabbè, lo dico subito, è una cosa che fa un po' ridere, però se deciderete di abbandonare il canale vi posso capire, no? Perché io sono solito mettere 3-4 sveglie e farle, come dire, posticipare ogni volta che suonano, quindi a intervalli di 5 minuti, posponendo di 7 minuti, quindi da una certa ora in poi trascorre quella mezz'ora dove in quella mezz'ora continuano a suonare e continuano a spegnerle. Stamattina continuavo a spegnerle e nel frattempo, adocchiando cioè, il telefono, vedevo continuamente apparire delle notifiche e senza gli occhiali non vedevo bene, mi sembrava di vedere un nome, di leggere un nome, e la sveglia risuonava, io rispegnevo e continuavo a vedere fioccare queste notifiche con questo nome, che ho detto: ma chi è questo che mi sta scrivendo? Non so su quale social, non so se è un cliente, se è l'email, cioè mi continuo a vedere apparire questo nome e non so chi è. Quindi a un certo punto, complice anche il gatto che ha insistito per farmi svegliare perché non mi lascia vivere, quindi il gatto in realtà è la sveglia più efficace perché mi viene a svegliare, mi sono svegliato, ho detto: adesso prendo il telefono e guardo chi diavolo è questo che mi sta scrivendo con questo nome strano. Il nome strano che appariva in tutte le notifiche era Sveglia Posposta, cioè io ho preso praticamente per
scocciatore per nome e cognome, sveglia posposta, che è il testo della notifica che mi compare ogni volta che tu una sveglia la spegni e questa tornerà a suonare più avanti. Quindi quando la spegni c'è la notifica. La notifica che ti dice che ok, mi hai spento, più avanti tornerò a suonare. E io ho preso questo come il nome e cognome di un tizio che a mio dire, mentre dormivo, mi rompeva le scatole, mi disturbava mentre. E questo per dire che siamo solo a martedì, ma per dire quanto sono affumicato, però vabbè, io sì che ci avrei bisogno di un'intelligenza di supporto non artificiale, ma vabbè, quindi vi saluto se volete abbandonare il canale. Torniamo all'argomento che forse è meglio, forse non dovevo raccontare. Dai, che è quasi venerdì, appunto, figurati venerdì come siamo messi. Dopo, tra l'altro, domani sera palestra, venerdì palestra, venerdì sera secondo me sarò schiattato. Quindi questo Smart Code Insight è la nostra interfaccia. Volendo si può spegnere, perché se uno ha delle remore, ha paura magari che il codice finisca da qualche parte, qui l'ho preciso anche qui, non, molti ad esempio mi hanno detto ma tu mandi il codice a un motore, quindi qualcun altro potrebbe ricevere lo stesso codice che hai scritto tu, custom all'interno del tuo applicativo. In realtà non è così, perché ricordatevi sempre che sono generatori di testo che generano il testo basati su un addestramento che viene dall'input che viene fornito, quindi non vi darà mai, estremamente e altrimenti improbabile se non impossibile, ottenere da un LLM un testo che paro paro qualcosa ricevuto in input. Perché l'elaborazione è così complessa e così rimaneggiata, ridigerita, che questo è pressoché impossibile. Quindi fondamentalmente nessuno otterrà esattamente un codice che voi avete scritto all'interno dell'applicazione. Però ci potrebbe essere quel cliente che dice non voglio, tu sviluppi per me, non voglio che tu utilizzi questi tool che mandi qualcosa. Quindi l'opzione è spegnere questo supporto. Qui c'è una carrellata delle operazioni che si possono fare, quindi abbiamo una chat diretta dove dialoghiamo a briglia sciolta, find bugs, explain the code, add comment, complete the code, optimize, che crea unit test, quindi abbiamo un po' di cose che si traducono fondamentalmente in un invio dei partito dei sì, in un invio, perché in background non l'ho visto, in un invio di dati questi generatori che tramite quello ci forniscono la risposta. Generalmente, scegliendo una di queste, la risposta viene messa in un commento lì nel codice. Alcuni sono molto interessanti, perché ad esempio explain the code è carino, perché vi dà il vostro codice, ve lo commenta riga per riga dicendo che cosa, secondo ovviamente l'intelligenza, sta facendo, e quindi è molto interessante da questo punto di vista. Potrebbe anche servire per fare un po' di documentazione anche in maniera semi-automatica, quindi ci sono tutte queste particolarità, queste cose interessanti. Quindi il problema è che bisogna avere uno di questi servizi. Quindi se Delphi si è avviato, vediamo se qui, aspetta, chiudo un attimo perché c'era anche questa parte qui. Questa ad esempio è la chat, è un esempio della chat che appare quando non si vede la parte sotto, qui c'è la selezione del motore, aspetta che magari faccio vedere un po' meglio, c'è la selezione del motore, qui c'è un play, quindi come converti un intero in Delphi, lui vi propone il codice, quindi potete fare il vostro copia e incolla, e qui c'è Claude, ad esempio, che è uno dei motori supportati, c'è Claude, c'è Google Gemini, c'è OpenAI, quindi ci sono diversi provider che sono supportati, quindi hanno creato queste API di interrogazione, hanno creato dei plugin per gestire le richieste ai vari motori, c'è un plugin di quelli incorporati che non è preinstallato ma vi viene fornito come esempio e come sorgente, quindi se io vado qui e faccio un bel open project e vado a cercarvi tra gli esempi di Delphi, ci troviamo anche quello, dovremmo trovarcelo, tools, no, non è questo, Object Pascal, tools API, AI Engine,
AI Consumer Code Sample. Forse era meglio l'altro che era un driver, però mettiamo questo. Vi trovate ovviamente il sorgente di un package, perché questo è un package design time, dove adesso vi metto code only. Aspetta, che ricompaio perché sono scomparso. Vi ritrovate appunto questa interfaccia che è un notifier object service notifier, dove è possibile dialogare con chat plugin list, processor plugin list, consumer extension, hello world. No, questo è un AI consumer, ma non ho idea di, forse non è quello che volevo aprirvi, quindi scusate, però devo poi capire che cos'è, perché voglio essere sicuro di che cosa si tratta. Questo in realtà l'avevamo già visto, in un'altra occasione per qualche altro motivo, probabilmente sui package. Coair plugin, chat, generate image, generate speech, avete generate text from audio file, get enabled, che legge dal registro. Features c'è solo la chat, get name, get setting from name, load models, load settings. Ci sono proprio un po' di cosine. Qui ci sono i token, JSON name, tra l'altro questa è roba di REST, usata per chiamare le varie interfacce. JSON, JSON helper, che probabilmente farà roba sul JSON. Il controller probabilmente è quello che mi interessa di più. Eccolo qua. Quindi c'è sparsable, check error, do completion, prepare header, add notifier, do chat, perché supporta solo la chat. Quindi presumo che questo sarà un TA class. Da qualche parte ci dovrebbe essere anche. Qui ci sono i modelli, il main è quello che carica il plugin. Ok, quindi questa è l'interfaccia vera e propria. REST client. C'è una parte di settings che sarà un frame, immagino. È un frame, esatto. Yota AI plugin settings. Quindi, in poche parole, in questo package c'è l'implementazione di un plugin, a cui appunto tramite lead vengono richieste la chat di magari spiegare il codice, di fare una serie di operazioni, e questo dialoga con via REST con un servizio che è questo Coair, che io non conosco. Qui ci sono tutti i messaggi e le informazioni del registro dove andare a salvare i dati. C'è anche l'interfaccina fatta con un frame per l'impostazione dei settings. Questa dove viene caricata, cioè, quindi questo è uno che avete come esempio e potete implementare dei vostri provider per eventuali LLM che non sono stati supportati. Però ad esempio pensate a questa interfaccia qui, la ritrovate in Smart Code Insight qui sotto. Se fate un enable, qui sotto vedete le interfaccine uguali a questa di quelli già registrati per supportare queste funzionalità. Quindi dovete fare enable, se no la voce di menu non vi compare. Direi che secondo me esiste per una questione che se non utilizzate non vale la pena neanche vedere la voce di menu, ma c'è anche il discorso che così siete sicuri che nulla finisca online. Potete scegliere diverse AI per utilizzare nelle feature dell'editor oppure per la chat window, e qui sotto le configurate. Come le configurate? Ci sono degli URL da impostare. Secondo me è un default, potevano anche metterlo perché a volte non è così facile. Io ci ho messo un pochino a configurare Gemini. Gemini non ve lo faccio vedere perché a parte che ho perso i setting, ma ho finito un po' il periodo di trial, quindi l'ho sfruttato nel DevFest di Modena, poi non l'ho fatto neanche vedere, mannaggia. Quello che ci interessa, quindi se avete ad esempio un abbonamento ChatGPT già attivo, perché lo usate in altri modi, mettete qui le chiavi e la PKey,
c'è la temperatura, il numero massimo dei token, mettete la vostra parametrizzazione, chiaramente tipo max token immagino che sia a seconda di quanto costa la richiesta, potete imporre dei massimali per evitare di uscire fuori dai ranghi. Quello che ci interessa è OnLlama. Perché questo OnLlama? Perché OnLlama è uno dei motori che possiamo installarci in locale. Quindi se noi ci configuriamo questo OnLlama, possiamo far funzionare teoricamente la nostra AI in locale. Non ho idea del peso, non ho idea se funzionerà. Per supportare le feature di generazione automatica del codice, quindi qui potrei mettere OnLlama, abilitarlo e quindi faccio save. Da questo momento in poi, voi nel codice, se selezionate, avete il menu là in alto, avete Smart Code Insight e potete chiedere Explain the code, potete fare le vostre richieste. Io adesso non l'ho configurata, quindi presumo che se faccio explain the code mi dice, vedete, invalid URL, explanation è un bel invalid URL. Perché? Perché non ho messo l'URL, perché devo configurare tutto. Quindi come configurarlo, come impostarlo? Allora, la cosa è questa, io non lo so e quindi ci crolla tutta la baracca. No, in realtà c'è un minimo di documentazione, io non l'ho mai provata, quindi era un espediente per poter, come dire, cercare di capire se è fattibile e quali sono come dire, le modalità con cui si può fare. Quindi qui in realtà si parla in senso generico di dire che forniranno plans to provide, quindi Embarcadero idealmente fornirà uno più immagini Docker di OnLlama, che è un OLM, se non ricordo male, prodotto da Facebook, cioè dovrebbe avere la sua company, probabilmente. No, no, non voglio entrare in Discord, grazie. Dovrebbe avere la sua Available from docs, magari c'è scritto qualcosa, no, si finisce qui al suo repository. Forse mi sto confondendo con dov'è? Con le librerie di Llama 2, comunque dovrebbe esserci. Quindi abbiamo un motore, abbiamo un generatore, abbiamo quindi questo strumento Llama a cui possiamo agganciare un modello che lavora sul codice da configurare, che dovrebbe chiamarsi Code Llama. Questo qui sono 3 giga e 8 di modello. Quindi, da quello che capisco, c'è una library dove con questo motore abbiamo dei modelli già trainati per gestire scenari specifici, quindi non è che con questo ci facciamo le chiacchiere o ci facciamo dare delle ricette, ma abbiamo targetizzato per la questione del codice. E da quello che mi ricordo o che mi pare di ricordare, Embarcadero ha già fatto un'immagine per Docker di OnLlama quindi con questo modello Code Llama già trainato, cioè già pronto all'uso. Qual è il vantaggio? Che noi facendo girare in locale non mandiamo nulla fuori dalla rete. È un po' pesantino, non so neanche se sono in grado di lanciarlo, perché in questa macchina al momento sta girando Delphi, sta girando. In realtà Docker è già in esecuzione, quindi girano un po' di cose e terrà un po' di CPU, quindi rischio di farmi, come dire, cadere la live nel momento in cui daremo fuoco a tutto, però anche per questo, come dire, c'ho il meme, quindi faremo così, faremo tutti gli scongiuri chakra e poi dopo proveremo a vedere se riusciamo a farlo partire nel modo corretto. Quindi vediamo un attimo i prerequisiti, quindi Docker image,
installata o su un Linux server dedicato. Quindi la cosa che secondo me è interessante di questo sistema qui è che io lo provo in locale come test, ma dovesse un'azienda averne bisogno, io potrei dire configuro un Docker su un server ben carenato con un bel po' di RAM ed espongo un endpoint in modo che tutta l'azienda e tutti i miei sviluppatori possano, come dire, andarci a parlare e interrogarlo, quindi utilizzarlo come AI a disposizione per le esigenze di completamento del codice di queste cose qui. Indi per cui, cosa potremmo fare? Quindi serve un Linux server oppure il Windows Subsystem per Linux, che comunque io userei in ogni caso perché i container Docker Windows sono più pesanti. Dovrebbe essere già tutto configurato perché sta tutto apparecchiato, come direbbe buon Mario Brega a Verdone. T'ho già ingranato tutto, quindi qui c'è il mio Windows Subsystem per Linux che è già bello preinstalled. Per Nvidia GPU leggi le istruzioni qui. Io ce l'ho, però teoricamente starebbe usando OBS, quindi la mia GPU potrebbe avere problemi, detto, rischio di segare la live mentre faccio le prove, però vabbè, ci proviamo. Al massimo ve la registro offline e vi faccio vedere com'è andata. Quindi la prima cosa è installarsi Docker Desktop. Su Docker non abbiamo mai fatto una live, però se andate sul canale YouTube di BitTime, cercate i TDEFCON Docker, c'è una sessione di Claudio Piffer dove vi spiega benissimo e perfettamente tutto di Docker e Docker con Delphi. Quindi detto in due parole, i container, questo Docker è una sorta di VM, ma non è una VM perché una VM vi emula a tutti gli effetti hardware. Quindi di solito quando fate le virtual machine con VMware, VirtualBox, eccetera, quello che avete è una macchina su cui installate un sistema operativo. Docker è più leggero perché sfrutta il sistema operativo della macchina host e quindi ciò che viene virtualizzato è fondamentalmente un ambiente separato dalla vostra macchina host, sia Windows sia Linux sono supportate entrambe, che viene virtualizzato fondamentalmente il file system. Quindi potete creare una sorta di container, cioè di una parte del vostro sistema dove gira un software nel momento in cui non vi serve più. Lo eliminate il container, eliminate anche l'immagine che fondamentalmente è come se fosse il template da cui ha origine il container, quindi l'immagine è ciò che definisce come il container, è come se aveste una virtual machine che voi create e poi spegnete e l'immagine fosse qualcosa che voi potete usare per replicare quella VM ed avviarla, quindi il container è un po' la VM avviata, l'immagine è un po' la VM preparata e spenta. Però con dei vantaggi, cioè queste immagini sono fatte a layer. Se scaricate ad esempio un'immagine per eseguire un'operazione Python, vedrete che l'immagine del vostro applicativo farà uso di un'altra immagine che è quella di Python, che installa l'SDK di Python, la quale fa uso di un'altra immagine che è il sistema operativo Linux. Quindi le immagini possono essere usate per crearci sopra altre immagini che estendono ed aggiungono cose. Come si fa a distribuire un'immagine avente dei link anche sulle altre? C'è un hub, ovvero se andate sul sito docker.com oppure andate direttamente su hubdocker.com, questo è uno dei tanti hub perché si possono installare anche on-premise. Quindi se voi fate ad esempio un search e cercate SQL Server oppure cercate MySQL eccetera, trovate qui la distribuzione Docker di questo software, che vuol dire che voi scrivendo, di solito c'è anche un punto, questo, ad esempio questo Docker run name, date un nome all'istanza, impostate la password di root, cioè fate girare quel micro file system dove all'interno c'è un MySQL funzionante che parte e che virtualmente entra in rete anche con tutti gli altri container. Quindi vabbè, non faccio un corso di Docker perché sarebbe troppo lungo, però
L'ideale è avere, diciamo, nel nostro sistema operativo qualcosa di isolato che possiamo buttare via dove noi andiamo a creare il nostro software. In questo caso, noi andremo a installare questa immagine di Ollama che mi aspetto abbia dei requisiti. Tra l'altro, probabilmente magari la vediamo anche qui se la cerchiamo. Code Llama, vediamo se c'è. Con Llama RStudio, ecco, questo presumo che sia quella che andremo a installare noi, forse. Cioè, sono le categorie repo con Llama Engine e con Llama Model Installed. Quindi questo è il modo per fare il pull, cioè il pull vuol dire scarico l'immagine, quindi scarico questa specie di versione congelata di questi file, di questa architettura. E la posso lanciare, posso crearci un container, cioè posso mandarla in esecuzione, la posso mandare in esecuzione 3-4 volte, quindi non so se posso vedere anche i contenuti, forse una volta che l'ho installata posso vedere anche nel dettaglio appunto i vari tag, il sistema operativo indirizzato, di solito mi dà qualche dettaglio in più, qui non mi scrive nulla, ma lo vediamo dopo direttamente in Docker. Quindi per usare Docker gratuitamente, però siete un'azienda, ci sono delle licenze da acquistare, ma non è particolarmente costoso. Adesso risparmio energia perché vedo che alla fogliettina c'è il mio Docker desktop. Questo è un utility dove su Windows, tramite anche un Windows Service, noi gestiamo le immagini che al momento non ce ne sono, e quindi dovremmo pullarne una e probabilmente pulleremo quella di Ollama. E i container che sono le immagini running, cioè ovvero le immagini da cui ho creato un ambiente, dentro è partito magari un Linux, un file system di Linux che si appoggia al mio core Linux che è presente in Windows, che girano meglio di Windows stesso, quindi i container possono essere Windows o Linux, e quindi esporrà un endpoint, quindi noi avremo qualcosa che sta girando dietro le quinte che può funzionare. In realtà potrebbe essere anche voluminoso, anzi è voluminoso, quindi sono un po' di giga, potrei anche iniziare a farlo scaricare perché secondo me ci vuole. Forse potevo scaricarlo anche prima, quindi. Ma seguiamo le istruzioni, quindi prima cosa verificare la versione di Docker, quindi per questo possiamo aprire un qualunque terminale, anche se la mia è aggiornata all'ultima disponibile, che è quindi la versione 27.3.1, sicuramente ce l'abbiamo. O da un VSL terminal, ok, si può controllare in diversi modi. Questo è sempre su Linux, cercare lo stato, quindi su Windows basta che il Docker desktop sia running e che vi dica che l'engine è running. Qua sotto c'è la balenina con i suoi container. Guardate, quando leggo in giro nello scalo ho visto container, ho pensato subito a Docker, ma ormai per me i container sono questi. Run and use Ollama, dovremmo fare un login, forse lo possiamo evitare, boh, non lo so, adesso vediamo. Dobbiamo fare, sì, esattamente, era quella l'immagine da scaricare. In realtà, se è quella, io farei un pull prima di fare un run, perché il run fa le operazioni, due operazioni in una. Intanto vi scarica l'immagine se ancora non ce l'avete, poi la lancia. Qui non c'è scritto quant'è, però secondo me è bella voluminosa, perché c'è dentro anche il modello, c'è dentro anche i dati che servono a quel motore per interpretare il codice, da quello che ho capito. Quindi questo è il run che ci farà avviare il container, però intanto mandiamolo in download e vediamo se ce la facciamo. Ecco, qui non c'è bisogno che io mi posizioni qualche cartella particolare, è sufficiente che io faccio questo Docker pull. RStudio Code Llama Latest suggerisce qui, ma mi pare che non ci siano altre versioni. Questa è una label che per convenzione chi pubblica le immagini associa alle, cioè non è una parola chiave, cioè l'associa per convenzione all'ultima versione, e quindi generalmente usando questa si scarica l'ultima. Se non la mettiamo, tendenzialmente scarica quella più recente, quindi, però qui potremmo mettere anche ad esempio un numero di versione. Metti che vogliamo scaricarci MySQL di una certa versione. Infatti Docker è molto comodo anche per questo. Ho MySQL 12 o SQL Server 2021, non voglio
vedere se un backup funziona con una versione precedente, dovrei installarmela, ma non posso installarla su una più recente. Io faccio presto, prendo Docker, scarico l'immagine, la lancio e a questo punto vedo automaticamente, faccio le mie prove su questa immagine e poi lo butto via. Quindi posso installare on demand i software che mi servono e poi tenerli o cancellarli e avere anche più versioni side by side, questo aiuta molto. Diamogli il comando e vediamo se intanto attira giù, perché se non attira giù siamo già nei problemi. Queste spero di non ammazzarla live anche solo col download. Sono immagini abbastanza piccole, quindi attendere farà presto. Ecco, quella che effettivamente è più impegnativa, secondo me, ci metterà veramente un sacco a tirarla giù. E forse era meglio che l'avessi tirata giù prima. E questa da 3 giga ci metterà un po', sì, quasi 4 giga, che è quella del modello a tutti gli effetti, quindi ci metterà veramente tanto. Peccato, però forse dai, possiamo aspettare un pochino e vedere cosa succede e vedere se riusciamo a scaricare. Intanto ci possiamo andare a leggere un po' di istruzioni. Io faccio una roba, ovvero vado un attimo a prendermi da bere, tanto vedo che forse c'è anche lo spot in corso, torno subito, quindi rimanete lì, torno subito. Eccoci qua. Sono andato e non me ne sono andato. No, ho visto già la pubblicità. E quindi allora ci vorrà 10 volte il tempo che ci sta impiegando al momento da quando l'ho avviato. E quindi avrei dovuto scaricarlo prima, mi rendo conto, però non avevo. Meno male che non è ancora più voluminoso. Spero che non ci ammazzi troppo la banda, però ho visto qualche dropped frame, non so se di recente o così, però vabbè, nel caso mi capiterete, ma non sarà mai così devastante quando andremo a lanciarlo, perché secondo me un motore, un modello di 4 giga, nel momento in cui lo facciamo partire mi esploderà la CPU, ma ci sta, perché questo sono sistemi che normalmente girano su server. Poi nell'anno nuovo chiederò la fibra. Metterò la fibra ultra spinta, magari. Ci sta perché nei contesti normali, insomma, sono servizi che chiaramente hanno dei modelli molto più grandi, consumano un sacco di energia, un sacco di CPU e quindi sono anche tendenzialmente abbastanza costosetti, ecco, da questo punto di vista. Comunque, a velocità costante, anche se non velocissimo, pian pianino sta andando, direi che cioè, prima o poi ce la farà e arriverà. Intanto andiamo a vedere se ci sono altre cose da fare, quindi questa la teniamo buona per lanciare l'immagine quando l'abbiamo scaricata. Consider the following information: name is wrong, name is correct with two dashes. Vabbè, non capisco perché. Non capisco perché notare questa cosa, sì, cioè come convenzione o usate un trattino e mettete, non mi ricordo se N, di solito un trattino singolo è l'abbreviazione, doppio trattino è il nome completo, quindi trattino N o trattino trattino name, adesso non so se è la N, di solito c'è uno shortcut, quindi quando non si abitua per scrivere meno. Poi rinominare il container, ma if you change you must update it in subsequent commands, ok. Quindi ci saranno probabilmente altri comandi da eseguire dove viene usato questo identificativo Embarcadero Code Lama. Noi lo lasceremo così, tanto poi a me non è che comporti nessun problema in particolare. Puoi usare altri port number, così di usare il formato 1.2.3.4.5.52.1. Uno è l'host port, la porta nel local machine che vuoi bindare e l'altra la container port. Sì, cioè nel momento in cui
Ok, cioè qui ha dato un... Vabbè, va bene anche questi, non è che sia un problema. Cioè, quello... Esaminiamo un attimo questo comando, giusto che ci siamo. Questo farà partire l'immagine, quindi farà partire il container, scusate, basato sull'immagine. Darà un nome al container, anche perché quell'immagine noi possiamo lanciare n volte. E avremo n istanze di questo software che sta in questa immagine running nello stesso momento. Quindi in questo caso ne lanceremo una, ma potenzialmente potremo lanciarne n, oppure n da immagini diverse, in modo da avere diversi servizi. Oppure potremmo anche lanciare un gruppo di container con riferimento a diverse immagini che potrebbero far parte di un gruppo usando Docker Compose. Quindi, ripeto, se andate a vedere il canale che vi ho suggerito prima di BitTime dei replay di TDEFCON dell'anno scorso, trovate anche queste informazioni. Quindi, cosa stavo dicendo? Un altro parametro è questo meno p che fa il famoso port forwarding, cioè uno dei vantaggi di usare Docker e i container è che i container si vedono come se facessero parte di una rete, però una rete completamente virtualizzata, cioè è come se voi creaste degli ambienti virtuali che sono in una rete unica, ma avete anche la possibilità di assegnare una rete con un nome ad altri container una rete con un altro nome. Quindi fondamentalmente a livello software state emulando degli ambienti che potrebbero comunicare o non comunicare tra di loro attraverso le porte che sono aperte. Questo che vantaggio dà? Che non dovete sigillare particolari porte su questi container, perché a meno che voi non le esponiate all'esterno, queste porte di comunicazione, queste porte, un classico socket, esisteranno solo nell'ambiente virtualizzato, cioè sulla vostra macchina non viene aperto una porta a questo scopo. Se mettete questo parametro, il trattino P, vuol dire che scegliete la porta di questo container avrà un software che aprirà un socket. Quindi altri container nella stessa rete potranno parlare con quel socket, ma io da questa macchina, dall'esterno, del mio ambiente containerizzato, non potrò parlarci, a meno che non faccia un forward, cioè a meno che non dica la porta, in questo caso sono le stesse, ma è un caso, qui vi fa l'esempio calzante, a meno che non dica la porta 54321 del container, la mappo su 12345 della mia macchina. Vuol dire che accedendo a localhost 12345 in realtà della mia macchina, quindi qualunque macchina, la mia macchina stessa localhost da un'altra macchina mettendo il mio indirizzo IP o il mio nome purché il mio firewall lo consenta, potrà accedere tramite questa porta e tramite questo forward alla porta del container. A quel punto espongo nel container una porta verso l'esterno. Quindi scelgo qual è la porta del container da esporre e qui uso o lo stesso numero o un numero diverso. Quindi potrei avere ad esempio tre container in cui gira Nginx, che sono tre web server, uno usa internamente la porta 80, l'altro la porta 80, l'altro la porta 80. Essendo tre container distinti possono usare la stessa porta. Se voglio fare il forward e accedere a quei container, a quelle porte da fuori, devo fare un forward. Cioè devo dire l'80 dell'host 1 la leggo con la porta ad esempio 81 della mia macchina, l'80 dell'host 2, quindi la stessa porta, la leggo con l'82, l'83, cioè sto mappando st stesse porte ma di container diversi che come se fossero macchine diverse a delle porte che vado ad aprire sulla mia macchina, a quel punto dovranno essere per forza diverse tra di loro, ma non necessariamente diverse da quelle del container. Quindi vedete che tutti questi vantaggi rendono Docker sicuramente un tool che vale la pena prendere in considerazione qualunque sviluppatore voi siate, qualunque linguaggio utilizzate. Alcuni software sono molto più, come dire, si fanno deploy con Docker. Lato Delphi non abbiamo tutta questa necessità, ma siccome possiamo usare come target Linux 64 bit, quel Linux 64 bit ci fa accedere anche a un Linux 64 bit ospitato come container dentro Docker, quindi fondamentalmente possiamo deployare i nostri programmi con Docker tranquillamente. E questo è uno dei motivi per cui anche ci interessa. Siamo più o meno un po' più di metà, quindi stiamo andando avanti. Nel frattempo, quindi, qui useremo lo stesso nome. Le porte lasceremo quelle che lui ha indicato, ma se non altro per non rivedere, a parte che mi vanno bene, ma se
c'è un'auto per non rivedere tutto quello che c'è all'esterno. Testo llama in the command line. Vedete che con questo docker exec trattino it sta per interactive, se non ricordo male, vuol dire che lanciato il container. Questo exec vuol dire che all'interno del container che si chiama così, quindi questo è il nome dell'immagine dalla quale è stato creato e avviato quel container che è fondamentalmente il software in esecuzione all'interno dell'ambiente virtualizzato. Noi possiamo farci breccia, cioè entrarci dentro con una shell interattiva e eseguire dei comandi. Ad esempio, ho llama run code llama, quindi qui secondo me proprio banalmente stiamo eseguendo dentro la shell del Linux. Con un file system virtualizzato che si appoggia al Linux del subsystem che è presente in Windows, cioè quando avete Windows avete anche un Linux incorporato, per lanciare questo OLLAMA che è il programma, il nostro generatore, run per far partire un modello, CodeLlama è il modello che è già stato inserito all'interno di quell'immagine e che a quel punto verrà preso da questo programma che partirà. Quindi è come se noi prendessimo il nostro ambiente Linux e invece che copiare una cartella del nostro subsystem Linux in Windows, copiassimo in un ambiente che sfrutta quel sistema operativo ma tiene isolato quel file system dal resto. Quindi se noi andiamo, cancelliamo container immagine, recuperiamo tutto lo spazio come se non fosse successo nulla. Lo andiamo a eseguire e qui dentro facciamo partire la parte del modello. A questo punto, infatti, vedete che qui c'è localhost. Perché localhost? Perché abbiamo esposto con la porta 11434 la porta, a questa porta della mia macchina c'è il forward alla porta 11434 del container, cioè dell'ambiente virtuale su cui sta girando e questi sono i parametri che dovevo mettere in Delphi fondamentalmente. Potremmo anche quasi già andarli a mettere in previsione futura, cioè andiamo qui per intenderci, siamo già. Andiamo su OnLlama, facciamo enabled, facciamo localhost e qui come modello metteremo CodeLlama. Questo perché su OnLlama si possono far girare modelli diversi, non ho detto magari un domani cambiamo idea e ne facciamo qualcun altro, anzi dalla documentazione parrebbe che questo sia l'obiettivo, ecco, che vogliono perseguire. Quindi teoricamente noi l'avremmo configurato, è chiaro che se adesso io faccio una prova, mi faccio un'applicazione VCL oppure vado ad aprire ad esempio il progetto a cui stavamo lavorando la volta scorsa, il nostro Carbon for Delphi, il nostro plugin che è ancora in esecuzione, quindi il nostro caro editor notifier, qui fammi andare in code only così abbiamo una visione. Quindi io non so, prendo questo pezzo di codice qui, questo era il plugin che abbiamo fatto l'altra volta, Carbon con Generate che ci apre, ci mandava, ci faceva generare questa immagine live sul server con la grafica e quindi carina. Quindi quello che io vorrò fare in realtà è chiamare ad esempio Smart Code Insight e chiedergli ad esempio completa il codice oppure Explain the code, che forse è una delle cose più carine. Adesso se io clicco, lui rimane in attesa, ci sta provando, mi dirà che l'endpoint non risponde. Ecco qui, piuttosto che inserirlo qui, magari una message box secondo me sarebbe meglio, piuttosto che impossibile stabilire una connessione al server, anche perché se c'è qualche tipo di errore, il fatto che me lo butti lì non è proprio il massimo, secondo me. Questa è un'integrazione secondo me inizialmente molto rudimentale ed è anche un po' lontana da quello che secondo me dovrebbe essere un po' l'obiettivo di attendere, cioè negli ambienti è ancora più interattivo. Cosa intendo dire? Che ad esempio se vado qui nel codice e inizio a scrivere var, scrivo lstrings, scrivo così, mi aspetterei che lui qui in grigio, cioè non come codice effettivo, ma come codice proposto, mi scrivesse già qualcosa tipo questo, perché spesso non so chi dichiara questa variabile lo fa seguire da questo codice. Quindi vorrei che io scrivendo questa parte vedessi, non so, questa in grigio e se vedo che mi va bene do tab e lui completa se è quel codice.
Altra cosa ancora comoda, che magari scrivendo try lui mi proponga, non, cioè ho lo shortcut, ok, quindi posso fare così, posso fare try finally, ma lui già mi proponga lo snippet e dando invio mi completi il codice. Adesso questo probabilmente non ha bisogno di AI perché lo si fa fondamentalmente in automatico, però l'obiettivo è un po' questo, mentre scrivo che diventi talmente simbiotico, dove per certi versi ci posso farci riferimento per farmi suggerire delle cose, oppure mentre scrivo che continui a propormi dei completamenti con le cose che sono le istruzioni che si trovano più frequentemente. Inizio a seguire il codice che scrivo. Inizialmente dà un po' fastidio, però su altri ambienti mi ci sono un po' abituato e devo ammettere che, cioè, ormai sono abituato al fatto che mi proponga qualcosa e che molto spesso sia la cosa giusta, e quindi a colpo d'occhio non lo sto ad aspettare, ma lo tengo d'occhio. Appena vedo che c'è scritto quello che mi piace, do tab e vado avanti. E per certi versi bisogna ammettere che velocizza molto la scrittura del codice. Quindi questo sicuramente, se non ad oggi, ma direi che non manca moltissimo, anzi siamo già lì a tendere, diventerà ancora molto più predominante e pregnante. Non solo per chi scrive codice, ma anche per altre realtà, andare a, come dire, diventerà molto più presente e molto più simbiotico, che è un termine che mi piace abbastanza, questo tipo di strumento nell'atto di scrivere il codice. Così come all'inizio live parlavo, chiacchieravo un po' di Canva, ad esempio oggi avevo bisogno di un'immagine, non c'era, volevo qualcosa di particolare, c'è già il tool integrato. Dove io gli chiedo, fammi un'immagine che raffigura questo, e alcune proposte non sono un po' da raffinare, però su altre ci ha avvicinato, e almeno una di queste alternative, perché ne propone già più di una, l'ho scelta. Quindi sono a pagamento, ma pagando ce ne sono già, c'è una serie di generazioni già in automatico disponibili al mese, quindi quando serve. Però è lì, cioè è proprio lì di fianco al tool, quindi non hai bisogno di andare all'esterno, fare un copia e incolla, magari ti incolli anche lo sfondo, oppure devi fare, cioè ce l'hai lì, quindi hai le immagini incorporate, le animazioni, se non ci sono ti propone di generare, quando te le genera ti chiede, ti trova delle grafiche affini tra quelle che sono già in stock, che hai già a disposizione, cioè comunque sono tutta una serie di cose che consentono di iniziare a buttare via un po' di tool e usarne fondamentalmente uno quasi per tutto. Lì parliamo di comparto grafico, come da altre parti potremmo parlare di prototyping, come di, non so, vado su Figma, gli dico bisogno di un login, al netto di poter scegliere tra dei modelli, magari se inizia a trascinare dei campi, lui graficamente potrebbe propormi il resto dell'interfaccia. Ci sono addirittura delle AI addestrate con un modello che, guardando il gameplay di videogiochi, sono in grado di programmarti un gioco per fare le stesse cose. Ci sono ancora molti difetti e non è perfetto, ma capiscono qual è la dinamica e ti sviluppano il gioco e i relativi asset. Ovviamente non è raffazzonato, non è un AAA come si dice, però l'AI inizia veramente a essere molto, cioè sulla generazione di contenuti non c'è nulla da fare, quello è proprio il suo top use case. Ok, quindi ci sono anche delle vulnerabilità. No, mi dice che posso fare un Docker Scout Quick View. Potrei anche vedere se sono vulnerabilità in questa immagine. Vabbè, è in uso locale, quindi questa roba magari ci mette un new version available, storing image for indexing. No, forse ci mette troppo tempo. Però allora lui è scaricato, intanto questa è la cosa importante. No, questo mi sa che ci sta mettendo troppo tempo. Quindi abbiamo le immagini. Io qui ho fatto da riga di comando, ma avrei potuto farlo anche da interfaccia. Una cosa che da interfaccia Docker Desk dovremmo vedere è la nostra immagine che è qui. Probabilmente non leggerete molto bene, forse vi potrebbe vedersi meglio un'interfaccia dark. Apply and restart, c'è bisogno di restartarlo per interfaccia? No, mi sembra che sia tutto ok. Forse si legge un po' meglio, però è il fatto che siano tutte applicazioni web inboxate mi dà una mano, perché se faccio control più, vedete che mi
mi aumenta, non si vede più un tubo perché non l'hanno proprio strutturata benissimo, non utilizzata. Se ci faccio un click, qui vedete il Docker file, vedete che, ok, anche qui sta facendo la, ah, perché c'è il motore impegnato nel fare. Io l'ho lanciato da fuori, ho chiuso, ho fatto Ctrl C, ma sono sull'uscito dall'utility. Però lui sta ancora analizzando l'immagine. Questa roba non si può spegnere. Perché ho fatto. Sapevo che andava a fare qualcosa di. Magari se arresto il servizio. Dove sono i servizi? Qua. Lo vado a spegnere così. Docker Desktop Service, eccolo qua. È già spento, quindi è già, non sta già in esecuzione, forse perché ha questa parte qui. Non si può spegnere proprio niente. Ok, però penso di poterlo eseguire. Qui riusciamo a vedere appunto, voglio vedere i command, build dark, open containers, Ubuntu. Image version 2204. Adesso mi bevo un goccino d'acqua così. Allora, aiuto. Ora che parlo. Indirettamente sono la gola secca. Allora, che stavamo a D, che stavamo a D, stavamo a D, stavamo a D. Ok, c'è questo at file bin bash o llama expose tcp library. Qui c'è tutto lo script go o llama build kit. Env run, c'è tutto lo script che è nel Docker file con cui è stata fatta l'immagine. Allora, fondamentalmente qui ci sono delle label. Questa è un'immagine che utilizza, non me lo fa vedere forse perché, a parte che è ancora l'analisi qui in corso, quindi starà caricando roba online. Spero che non mi faccia un drop. Però quello che vedo appunto sono Ubuntu, Image Version 2204, sono delle label, add file non so che file sia, però dovrei vedere anche su quali altre immagini. Ok, adesso l'ho fatto incartare definitivamente. Ci ha messo solo un po' di tempo. Su quali altre immagini è basata, però sta facendo quelle operazioni in background e non mi molla, quindi lasciamola fare e basta. Images, dovrei vederlo qui, però non, ma non si può stoppare. Apparentemente strano. Aspetta, che ci provo a fare l'impossibile, vediamo se riusciamo a fargli. Anche mi sta usando una marea di CPU e questo è niente, figurati quando vado a lanciare queste immagini cosa succede. Allora, riga di comando, beh no, in realtà ci serve, quindi poi la torno a lanciare, no? Quindi ok, torniamo in Docker Desktop, non so se è ancora in esecuzione. Vabbè, niente, se la vuole fare. Ho fatto la stupidata, non posso riavviare il computer, quindi. Allora, questa le vedremo dopo. Però si andrà a installare probabilmente un Ubuntu, si andrà a installare un Go. Qui vedo che lui fondamentalmente va a fare un bin bash. Questo apt-get update installa dei certificati.
quindi sta aggiornando questa APT, è il package manager di Ubuntu. Va su GitHub e scarica un Llama, vedete, espone questa porta alla porta che vi ho indicato, o Llama host, mette un po' di variabili d'ambiente, cioè vedete, questa è tutta la parte che lui fa che serve per preparare virtualmente il container. Cioè, qui dentro ci sono come, pensate, uno zippone di file con questa cosa che viene eseguita, Nvidia driver capabilities, devices all, entry point bin llama, quindi lancia un llama e fa questo serve che probabilmente espone il serve 4 giga, questo 4 giga di immagine. Sono tutti layer, sono tutte delle foto successive messe su questo file system per creare quello finale. Comunque, vabbè, spero di poter lanciare la space to be reclaimed, potete eliminarla, non la vado ad eliminare perché l'ho appena scaricata, mi tocca scaricare da capo. Qui la posso runnare, posso andare a creare il container. Al momento non ho container in esecuzione, non lo faccio da lì perché dovrei parametrizzare le porte, quindi cioè lo po posso fare anche tutto da interfaccia, però seguiamo le istruzioni, altrimenti magari almeno inizialmente. Quindi qui chiudo. Allora, la cosa che mancava era fare il run, quindi l'immagine l'ho scaricata, non ho bisogno di scaricarla nuovamente, rimane in cache. Quindi se decido di eliminare questo container ne posso creare uno da zero, perché quando il container parte crea i propri volumi, è come se avesse dei dischi, c'è un'inizializzazione, quindi c'è tutta una serie di operazioni, quindi, che rimangono, quindi quel container è un'immagine che ha vita. Quando lo stoppo è come stoppare una VM, quando lo rilancio è come rilanciarla. La differenza solo con la VM è che non è emulata una macchina di hardware, ma una macchina più sistema operativo. Quindi la macchina è la mia, il sistema operativo è il mio, non è Windows ma è il sottosistema Linux, e qui dentro c'è un file system. Quindi mettiamo questo comando, che è quello che abbiamo visto prima, gli do l'immagine. Questo farebbe il pull se l'immagine non c'è, ma se lui vede che c'è già, lui dice ok, ce l'ho già e lo faccio partire. Chiaramente questa operazione potrebbe richiedere un po' di tempo, perché lanciare l'immagine vuol dire eseguire i comandi che abbiamo visto prima, quindi vedremo probabilmente che lui sta a scaricarsi, qui ci sono variabili di ambiente, cioè sta preparando quell'immagine. Total 15 available, 3 giga, qui non so se è finito o meno, quindi probabilmente dovremo andare a vedere se è ancora in partenza, oppure da Docker Desktop si dovrebbe vedere un po' tutto, quindi running, forse in running, forse è partito, parallel, localhost, dovrebbe essere partito, quindi dovrebbe essere già tutto a posto in realtà. Per scoprirlo seguiamo le istruzioni che ci sono qui, ovvero proviamo a aprire una shell interattiva in CodeLlama e troviamo la response. Ah, questo apre una chat mode, ask any question, quindi qui lo lasciamo running, qui lo vado a lanciare, vediamo cosa fa, send a message for help. Hello. Hello there. Quindi ci risponde: Say hi to all the viewers of Compila. Quindi va channel on Twitch. Non mi fa esplodere la CPU, quindi forse siamo messi in. Hey everyone, it's your favorite streamer. Compila, quindi va. Ok. Quel va probabilmente è legato. Teniamo conto che questo è sempre ottimizzato per il codice, quindi. I hope you're doing well and enjoying these warm spring days. Questi giorni primaverili. Beh, sì, per la pioggia forse ci ha beccato. The importance of self-care. As streamers, we often put a lot of pressure. Ma che stai di? Gli è partita la blocca, la brocca, adesso non lo sappiamo più. Vabbè,
Sarei curioso di vedere quanta CPU mi sta consumando. Riesco a vederlo. Container CPU 12 CPU available e quindi mi quadro di CPU può essere fino al 400%. Ok, ci sono alcuni. Ok, a parte la CPU usata per i servizi, comunque sta tenendo un giga. Cioè, comunque abbastanza contenuta, tutto sommato. Quindi se gli dico bye, lui muore, ok. Ctrl D, sì, è l'uscita tradizionale, oppure slash bye. Quindi slash sono i comandi, slash bye lo... Ok, quindi lui è qui e qui sta girando, qui sta facendo un... Cioè, qui lui mi ha tenuto questa interattività, però penso di poterla comunque chiudere. Questa maschera non dovrebbe interrompersi il container, invece si è interrotto probabilmente. Sì, vabbè, perché l'ho lanciato da riga di comando. Se lo lancio da qui, quindi il container c'è già, questo è, vediamo la shell integrata perché l'avevo agganciato alla riga di comando, quindi là non avrei dovuto metterlo non interattivo in modo da non rimanere agganciato e lanciarlo, però vabbè. Qui, quindi se fate start and stop, state rifacendo ripartire il container generato dall'immagine che lo configura e quindi è molto più veloce. Cioè adesso quando lanciate lui probabilmente attiva il file system Linux, si aggancia al file system Linux che lancia un LAMA, quindi lancia direttamente cioè è istantaneo fondamentalmente, quindi nel momento in cui stoppate o riavviate dovrebbe metterci un, se faccio un restart, gli manda segnale di kill ed è già riavviato, cioè proprio è molto molto veloce. Qui lo vediamo running, quindi a questo punto proviamo a vedere se fa il suo mestiere. Prendo questo pezzo di codice, in Delphi l'abbiamo già configurato, l'abbiamo già messo localhost, qui vi fa anche vedere le porte perché non c'è. L'ho un po' ingrandito troppo, vi fa vedere ad esempio localhost 1.1.3.4. Se ci clicco mi apre anche il browser, però non so, ok, ha un'interfaccia. Se voi accedete con un browser, la chiamate, vi dice LAMA is running. Quindi ha una porta, è una porta su cui una richiesta fatta da browser tira fuori un testo, probabilmente un endpoint che si interroga con delle chiamate HTTP. Quindi se non indicate nulla di nulla, lui vi dà questo messaggio e quindi è un po' come dire che abbiamo Skynet operativo, quindi stasera abbiamo Skynet. Facciamo... Vado qui, quindi prova a dire explain the code, vediamo se stavolta ce la fa tirare fuori qualcosa di utile. Ci sta mettendo un pochino. Chiaramente stavolta stai lavorando con un pezzo di testo che non è by, ma non è low, ma è un po' più grande. Lo elabora sulla mia macchina, quindi la mia macchina deve farsi tutto il lavoro. Ammetto che tra l'altro lui dà sempre delle rispostone lunghe, ci mette anche un po' di tempo, quindi non è il massimo della velocità. Questo è anche normale, voglio dire, abbiamo un... Cioè è un portatile, sta girando su un portatile, quindi non è che possiamo fare... per cui ci mette effettivamente un po' di tempo. Bisognerebbe provarlo con un'architettura magari di rete un po' più carenata per capire se riesce in qualche modo a... La CPU, cioè quanto lo sta usando? È abbastanza, qualcosina secondo me sta facendo. Vediamo se ci salta fuori da questo punto di vista. Nel frattempo io ho tutto bloccato, sì, perché lui è bloccato con la richiesta, quindi posso premere ESC per interromperlo, ma lasciamolo finire, vediamo se arriva qualcosa. Questo è un po' un feedback, cioè se usiamo ad esempio un ChatGPT o cose del genere, ci andiamo via veramente molto più spediti, cioè in un attimo vi dà la risposta. Explanation. C'è da dire che ad esempio con Gemini non sono stato molto contento delle risposte che mi ha dato perché non è proprio targetizzato. Dicono che forse tra quelli Claude dovrebbe essere quello un po' più... Perché un conto è cultura generale, un conto è avere una conoscenza specifica sul codice. Sicuramente ad esempio Copilot di GitHub è molto più...
code function che prende una code parametro tipo string e usa la format function. Ecco, forse il commento magari andrebbe wrappato sulle righe per comodità, però come dire, questo poi è come avere un output direttamente qui di quello che dovrebbe finire forse altrove. Allora, questo codice che vediamo qua sopra è un codice, facciamo così, split bottom, tanto va bene. È un codice che prende un code di tipo stringa e usa la funzione format per creare un URL con il codice stesso come query string parameter, che è giusto, usando il linguaggio Pascale, grazie. L'URL risultante è utilizzato per navigare al sito web di Carbon con il code snippet mostrato in un nuovo form. È giusto, cioè tutto quello che sta dicendo è perfettamente corretto da questo punto di vista. First, quindi qui c'è uno, due, poi volendo vi commento anche le righe, come Carbon URL cost and define che ti piace lui, che include the code query, andiamo a capo, the URL encode, l'URL encode function è usato per encode the code as a URL safe string, è giusto, usiamo quella funzione per renderla URL safe, cioè per non mettere dei caratteri speciali che sono, dovessi mettere uno slash, non posso mettere uno slash senza che venga interpretato con un separatore, a meno che non. La format function usata per sostituire il placeholder nel carbon URL, l'URL risultante è memorizzata nella variabile URL, giusto. Next, la nuova istanza del carbon snippet form viene creata e assegnata alla variabile lform. Il metodo navigate è chiamato sul form con l'URL dello step 2 come parametro. Questo causa la form a navigare al carbon website with the code snippet displayed, giusto. The show model method is called on the form per visualizzare la form in una model dialog, giusto, che non venga chiusa finché non do l'ok. Form verrà mostrato finché l'utente non la chiude o finché il free method non viene chiamato sul form, cosa che non facciamo, ma tecnicamente è vero. Alla fine della funzione, l'oggetto form è rilasciato nel finally block per assicurarsi che ogni risorsa utilizzata dal form venga correttamente rilasciata. Perfetto, cioè è lui, cioè, ci ha preso. È vero che il codice è molto semplice, gli farei fare una run su qualche codice che conosco che storicamente ho trovato per metterlo alla prova, sarei curioso di vedere cosa mi dice. Che in realtà poi se mi spiega quello che avviene, non mi spiega il perché, è quello. Quindi questa è una delle operazioni che si possono fare, non so se hanno tutti gli stessi tempi, potremmo provare ad esempio a chiedergli, aggiungi un commento che dovrebbe fare, commentare riga per riga, qualcosa del genere, che poi in realtà lui scarica il blocco e quindi ci troviamo lo stesso blocco, secondo me, è riportato sotto ma con i commenti dentro, quindi dovremmo guardarlo, se ci piace rimpiazzarlo. Non fa un, per sicurezza al momento non fa un replace del codice, ma mi propone in un commento la risposta del server. Presumo che quello, il prompt sia fondamentalmente ti mando il codice e ti chiedo spiegamelo, commentamelo, creami un test, cioè che abbia davanti un prompt che, come dire, passato al sistema lo faccia. La parte di, diciamo, l'utilizzo di Docker ovviamente è uno di tanti utilizzi, però se vi scaricate o Llama a parte, cioè è un omaggio, infatti mi sembra che faccia anche così, top view as a breakdown, quindi questa linea, ok, fa il commento riga per riga direttamente in line. Ok, questo è un altro modo di commentare diciamo, va bene come commento da inserire sopra, da mettere,
quindi sono fermato lì, quindi l'ha inserito lì, più o meno una variante di quello di prima. Oppure avete anche l'AI chat, che fondamentalmente, a parte che potete configurarlo per utilizzare anche un altro engine, qui c'è lo switch, mi dà solo questo perché è l'unico su cui ho fatto abilita, però questo fondamentalmente è l'editor di prima, cioè se io qui scrivo hello e glielo mando, cioè qui lui è in attesa di question hello, I can help you today, mi fornisce il prompt, cioè questa è una maschera un pochino minimale, forse bisognerebbe un attimo, come dire, svilupparlo un po' meglio, magari con qualche feature di, vabbè, copia e incolla ce l'ha, però questo è fondamentalmente un memo con le risposte, quindi forse si può, no, non si può cancellare, però posso fare copia e incolla, ecco, quello suggeriscimi, non so se supporta italiano, codice in linguaggio Delphi per calcolare il codice fiscale. Suggeriscimi, no. Questa parte iniziale rompe un po'. Creami una funzione per calcolare il codice fiscale. Il linguaggio Delphi non glielo dico perché. Allora, faccio questa run. Lancio questa question, qui dovrebbe essere forse un po' più rapido perché c'è la questione del fatto che non gli invio anche tutto il mio codice, riduco un po' i token e dovrebbe saltarci fuori. È anche vero che comunque gli sto facendo generare una funzione intera, quindi l'ho scritta anche in italiano, non so se c'è l'italiano in realtà, forse no. O forse dipende perché comunque essendo orientato a generare codice con l'inglese può essere che l'italiano non me lo. Però non mi fa scoppiare la macchina, non è eccessivamente pesante, l'unica cosa che è abbastanza lento. Secondo me avrebbe bisogno di usare forse la GPU. Infatti c'era un link che diceva nel caso abbiate una GPU, vai a vedere qui perché ambiente virtualizzato sulla CPU normale. Dentro un container ovviamente non, però dipende anche dalla richiesta. Adesso, se mi genera un codice che può essere in qualche modo comprensibile, il tempo di scriverla, se è abbastanza affidabile. Vediamo, qualcosa ha scritto. Come somma di caratteri, diciamo che l'italiano lo parla, in JavaScript, quindi devo specificare anche il linguaggio. Che poi effettivamente ci sta perché questa è la chat aperta, quindi in realtà è un po' come dire, ok, non uso le feature integrate, devo comunicare col motore, gli potrei anche chiedere cosa ne pensa del mondo, ecco, non è che sono, quindi probabilmente dovrei essere anche specifico. Calcola la somma dei caratteri del nome, secondo me non è proprio quello che mi aspetto. Questo è un codice fiscale di altro tipo, non è codice fiscale italiano. Crea una funzione Delphi perché quella è il codice fiscale secondo lo standard italiano. Vediamo se qui non c'è un clear o qualcosa, no, si va sempre di seguito oppure chiudo. Poi non so se in realtà lui internamente evolve qualcosa, cioè fa. Aggiunge qualcosina riguardo questo, ovviamente è sempre responsivo, cioè se io qui faccio un refresh lui mi risponde perché ogni endpoint manda una richiesta, probabilmente è una post o qualcosa del genere, quello che esce sarà un JSON. Tra l'altro secondo me lui genera in maniera progressiva ma scrive tutto alla fine quando ho ottenuto tutto, che è il motivo secondo me per cui noi vediamo tutto di seguito. Cioè, se gli pongo la stessa domanda dentro la command line interattiva, vedete che prima scriveva parecchio, però fondamentalmente generava al volo.
Secondo me, se questa gliela chiedo collegandomi da fuori, vedrei comparire il codice, ma un po' di righe alla volta. Lui qui sta attendendo che quello finisca, o comunque sta. Ecco, adesso la CPU che è salita un po', sento la ventola che gira, probabilmente a forza di girare. Quindi finché non ha tutta la risposta completa non mi ritorno il controllo, non posso scrivere nient'altro perché non è insomma, non è un meme evoluto, non scrive a mo' di telescrivente, ma questo è un memo classico, cioè è un'implementazione, come dire, rudimentale, questo senz'altro è una di quelle cose che al momento si fanno come per dire ok, è fattibile, è possibile farlo. Non c'è nessun motivo per cui sviluppare in Delphi non debba avere uno strumento del genere, però è come integrazione chiaramente ancora abbastanza. Ci sono però diverse remore nell'uso di questi strumenti, quindi probabilmente è una cosa che attendere. Vediamo come questa feature viene trasformata nelle prossime release, se viene aggiunto qualcosa o comunque vediamo. Questa è già un po' più articolata, probabilmente non sarà corretta in ogni caso perché comunque è abbastanza complicato il codice fiscale, più che altro per le variazioni. Vedo che fa un estrae l'anno, il mese e il giorno di nascita, quindi if not try str to date, c'è un str to date in Delphi, try str to date, può essere. Sì che c'è. Ammetto di non averla ancora provata, quindi ok, quindi fa sì, esiste. Vedi che meno male che ci siete voi perché tra l'altro non so se si legge dalla chat. Quindi lui dice MF anno mod 2. Ok, deve calcolare. Vabbè, si fa dare però tutti i parametri, ma effettivamente ci sta, perché provincia, comune, vabbè, concatena, ma fondamentalmente devo passargli il codice catastale e ci sta, da un certo punto di vista, perché sennò dovrebbe mettere un accesso, un recupero da qualche servizio. Ecco, vedete come potresti implementare, aggiunge la provincia e comune, sì, fondamentalmente a coda. Forse c'è il checksum, no, non c'è neanche quello. Calcolo partendo dal codice fiscale, format, anno diviso 2, questo non lo so, mese più 1, nel caso delle donne, non c'è una somma di. Non ha definito le lettere del nome e cognome, sì, cioè ha saltato proprio il paro paro. Cioè, qui come parametro gli fa passare, cioè non gli passa il nome, il cognome. Sarà difficile. La richiesta probabilmente è un po'. Secondo me, se la chiedo a ChatGPT, proviamo a ChatGPT, giusto per un raffronto, stessa richiesta. Ok, quindi. In cosa posso esserti utile? Tanto cioè, questo è partito istantaneamente con la risposta, quindi se la fa uguale, però a questo punto siamo. No, già c'è cognome e nome, estrazione consonanti, estrazione vocali, molto più elaborata. Però ecco, sicuramente con un modello da 4 giga, secondo me è abbastanza improbabile che ci sia tutto l'addestramento che ChatGPT ha preso in tera, 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 tera di byte. Quindi, buonasera, più bit. Fate seguire più bit che ho visto che è stato ingolosito la settimana scorsa. È andato a riprendere la. Il text quest, il dungeon. Stasera stiamo provando roba. Qui mi sembra che batte 10 a 0. Dovremmo provare Gemini, però questa è molto più articolata. Ci hai perso Fubit, un po' di cose interessanti. Abbiamo
attivato un generatore LLM con Llama, in realtà è un Llama, col modello Code Llama fatto per il codice. Ecco, adesso in pausa è al 0%, non gli sto facendo fare niente. Perché in Delphi è stato aggiunto il supporto all'AI, quindi gli abbiamo chiesto un po' di cose e quindi possiamo chiedergli di spiegarci il codice, aggiungere i commenti, completarlo, trovare dei bug e quindi cliccando lui invia la richiesta a un Llama, che è questo generatore che sta girando in locale con un modello effettivamente molto piccolino, e girando in locale richiede un po' tanto tempo, anche perché non penso possa sfruttare. Bisognerebbe vedere se è possibile istruirlo su nuovi token. Sicuramente non conosco per niente Llama, in realtà gli LLM li conosco sino marginalmente, quindi non so se lui in questo momento sta evolvendo, ecco, da questo punto di vista, però è chiaro che non posso pretendere di, cioè se il modello è piccolo, ogni cosa che gli chiedo è più istruzione che non recupero, quindi è chiaro che i servizi online si fanno pagare anche per questo motivo e quindi magari poi ci sono dei modelli più corposi e più completi, non lo so. Comunque lui sta usando un po' di CPU virtuali perché al momento sta girando. E Find Bugs praticamente dovrebbe darci un commento dove l'AI ci risponde e ci dice fondamentalmente per lui quali potrebbero essere i potenziali bug di questo codice. Quello che entra fondamentalmente è un prompt che manda il codice e ha chiuso, ma non mi ha detto nulla, quindi cosa vuol dire? Che è tutto corretto? Boh, sa che non ha funzionato. Qui è finito perché è andato allo 0 4%, ma non mi ha dato nessun feedback particolare. Tra le altre cose che abbiamo, explain the code, possiamo convertirlo in C++. Potremmo anche chiedere di ottimizzarlo. Proviamo a mandare questa richiesta. Quindi non mi ha fatto crashare la macchina, questa è una buona cosa, però sì, cioè, comunque interessante, sarebbe interessante provarlo mettendo fondamentalmente questo docker su una macchina un po' più carenata, facendogli accedere eventualmente anche alla scheda grafica, che al momento nel mio caso è occupata a gestire OBS. Oh, qui ha fatto un po' prima. Il codice può essere ottimizzato usando una singola variabile invece che due variabili separate per top view. Ecco la versione ottimizzata, vabbè, cioè, ma no, fine uguale, quindi, cioè, la spiegazione la posso anche accettare, però l'implementazione che mi ha dato, cioè, fondamentalmente la mia era così, quello che lui dice è che potrei mettere assieme queste parti, però la versione ottimizzata non rispecchia quello che è il suo suggerimento. Qui ovviamente bisognerebbe testare un po' tutti i motori e capire. Sì, qui avrei potuto mettere assieme questo con getBlock, col text, però mi piace più così, anche perché così le fasi sono separate, quindi dovrei metterci anche quel controllo in più, però la mia estensione continua, tra l'altro non l'ho disinstallata e quindi continua a funzionare in maniera fantastica, quindi tira fuori. L'ideale sarebbe poter scaricare questa immagine al volo. Quindi ecco, la risposta del codice fiscale di ChatGPT è una roba molto più interessante, quindi bisognerebbe vedere se a tutti gli effetti funziona o meno. Vedo poche uses, però c'è la Sysu Tils. Adesso provo a fare un voglio provare a vedere se quantomeno al primo colpo come dire, è codice che compila, perché a volte si inventa di sana pianta delle funzioni che non esistono in realtà. Cos'è che mi ha suggerito? Codice fiscale utils. Quindi se io questa la chiamo CF test, allora chiamiamola codice fiscale utils pass. Vabbè, salva un po' tutto che sono curioso. Salva, salva. Vai, vai, stiamo a dare un nome
Quindi questo è il codice Shift F9. Beh, comunque questo alla fine ti dice che manca la generazione del codice di controllo, cioè come commento l'ha messo. Questa funzione dovrebbe cercare il codice catastale del comune nel database ufficiale. Per facilitare, inserite un codice fittizio. Ottimo. Mancano qui il codice di controllo e la gestione delle omocodine. Infatti, sì, quelle con quei caratteri speciali, la U accentata, so che c'è una gestione. Infatti, poi ci sono alcune cose che non possono essere gestite direttamente con un algoritmo, così come. Ad esempio, gente che nasce in un comune nuovo, quindi che viene censito, cioè ci vuole un database catastale sempre aggiornato, quindi non vale trovarlo. Io ad esempio per un portale che avevo fatto che riguardava il lavoro, che faceva questa verifica, ad esempio avevo scaricato un elenco di province, cioè sì, di comuni, c'erano quelli nuovi. Il problema qual è? È che il codice di un comune che non è più comune va comunque, non lo trovi in un elenco live, perché capita di trovare elenchi di comuni con i loro relativi codici catastali, però il problema è che se l'elenco è aggiornato, i comuni che non esistono più viene tolto, ma tu sei costretto a tenerlo nel tuo database, in quanto una persona che ce l'ha nel codice fiscale perché è nato in quel comune lo continua a conservare anche se da una certa data in poi quel comune non è più lo stesso. Quindi i comuni sono, cioè quella parte lì era un po' e quindi si era fatta un po' questa specie di coda dove il codice fiscale veniva validato perché era un curriculum, quindi doveva essere una cosa che avesse comunque una certa valenza, un certo, come si può dire, fossero verificati, che non ci fossero degli spammer o cose di questo tipo, però alcuni codici fiscali effettivamente andavano validati a mano perché non, cioè c'era la possibilità ovviamente di attingere a appunto a un database ufficiale, però tutti i database ufficiali essendo da mantenere, c'è qualcuno che li manutiene o li mantiene in qualche modo. E quindi è da pagare, quindi siccome non voleva pagare, l'unica cosa era iniziare a raccattare codici comuni, integrarseli uno dopo l'altro per fare in modo alla fine di avere un elenco quantomeno più completo. Poi c'è la questione dell'estero, c'è la questione, forse il calcolo del codice controllo poteva farlo perché questo sicuramente è un algoritmo, quindi non so perché qui non è stato implementato. La gestione delle omocodie, cioè, diciamo, non è così semplice, ecco, gestire un codice fiscale, validarlo nel senso di dire dai dati che mi hai fornito lo posso calcolare ed è quello corretto. Quello cioè, non è una sfida facile, posso farlo a livello rudimentale, però ecco, c'è GPT, questo codice, adesso non sto a invocarlo, però la build la fa, quindi sintatticamente pure corretto, ma no, perché a volte gli ho chiesto una funzione che scrive, non so, un messaggio in chat su Twitch, lui ha scritto T-Twitch message.create, sì, ma non ho una classe di questo tipo nella mia libreria, quindi ti stai inventando una cosa che non può funzionare perché non c'è quella classe di questo tipo. Però, ecco, su alcune cose è chiaro che va sempre preso con le molla e bisogna sempre andare a validare i prodotti che queste intelligenze ci vanno a produrre perché hanno le allucinazioni, potrebbero produrre roba che non. Ho perso la battuta di prima, no, che arrivo col delay, non so a cosa ci si faceva riferimento. E quindi bisogna sempre tenerle d'occhio perché, cioè, se voi chiedete a ChatGPT dammi i nomi, gli chiedete dimmi i nomi, fate nuova chat, ok, dimmi i nomi delle 30 province italiane, a meno che non sia cambiato qualcosa, lui ci dice ok, in Italia ci sono attualmente, scusa, delle 20, 30 regioni. Volevo dire, dimmi i nomi delle 30
regioni italiane. Vediamo se ci sono 20 regioni, non 30. Attenzione, questa volta mi ha fregato perché una volta mi dava un elenco delle regioni e alcune erano o doppie o erano, quindi probabilmente mancanza di dati simula un ragionamento teorico. Ecco, non ragionano, ma vanno per statistica, quindi cercano di accoppiare i termini per come li trovano più frequentemente vicini tra di loro quando si, come dire, si va a fornirgli tanti e tanti e tanti tera di byte, quindi siamo sui billioni, siamo però fammi vedere, adesso sono 20 regioni, non 30. Adesso gli provo a chiedere, io sono sicuro che siano 30, dammi tutti i nomi. Come di solito capisco la tua sicurezza mentale, effettivamente solo 20 regioni, probabilmente la confusione si è fatta con del paese, forse, ma a livello effettivo già sono 30. No, guarda che ti sbagli, ti dico che sono 30 davvero, aggiornati. Vabbè, adesso ha fatto anche la ricerca sul web. 15 di questo è tutto ordinario. Candidatura stabile. Sono 30. Voglio vedere fino a che punto. Sono utenti solo 20. Non ci sono aggiornamenti che si è capitato il numero a 30. Forse non utenti familiari più vicini al numero delle città metropolitane. Ma come Italia, le regioni restano 20. Niente, oh, non mi fa scappare, cioè. Tu dammene 30. Niente, ho provato a ingannarlo, però gli ho detto, guarda che ti dico che sono 30 davvero, aggiornati. Lui ha fatto una ricerca su tre siti live nel momento, ha fatto una ricerca al volo. Mi ha dato anche le fonti e dice, sono diviso in 20 regioni. Sono 30, capisco la tua convinzione, ma posso confermare che sono solo 20 e non ci sono aggiornamenti che hanno portato il numero a 30. Ok. Tu dammene 30, capisco se sei sicuro che siano 30 regioni, ma niente, no, direi che l'hanno fissato, no, adesso già inizialmente era, già nella prima release era una roba mai vista ovviamente, adesso che hanno fatto diciamo alla quarta tra livello di creatività anche da certo punto di vista e dell'elaborazione del testo, di proporre delle mancanze, è veramente. Però se posso dirgli fai finta che siano 30. Aggiungendo elementi fittizi, incluendo altre visioni, immaginare. Ecco come potrebbe apparire. Ok. Ci abbiamo anche quell'immaginare. Provincia autonoma di Bolzano, di Trento, città. Vabbè, sta prendendo roba che viene da. Ah, l'ha messa anche in grassetto quello in più. Impressionante. Ha raggiunto il limite del piano Faria. Ok, grazie. Le nuove risposte usano un altro modello fino a quando il limite. Ecco, proviamo su questo. Nomi delle 30 regioni italiane. Inventati, ma ecco l'elenco ufficiale. No, anche questo comunque rimane abbastanza. Niente, non riesco a fare un jailbreak, non riesco a fare. Volendo se l'inventa, però stavolta è abbastanza, come dire, preciso. Aiuto. Niente, avevo già tediato abbastanza, quindi qui si è spento, quindi quando questo modello, diciamo, ci interessa più, possiamo stopparlo, chiaramente stoppare il container, possiamo riavviarlo,
possiamo dall'immagine ricrearlo da zero, oppure crearne anche uno nuovo, fare una run, oppure scegliere di più package. Qui sta ancora facendo l'analisi, qui è ancora rimasto lì, quindi non, da qui non uscirà mai. Starà caricando, non so cosa stia facendo. Local hub refresh 2 ore fa, quindi questo è Docker desktop. Chiaramente io posso eliminare il container tenendo l'immagine che non devo riscaricare, dovrà metterci un attimino per far ripartire il container. Se elimino anche l'immagine devo riscaricarla di nuovo. Qualunque altra immagine che si basi su questa in qualche modo utilizzerà quella in cache e scaricherà solo i pezzi. Se avete visto prima quando ho lanciato il comando c'erano vari download che partivano perché erano tutti layer su cui sono costruiti, ad esempio installo Go, installo Llama, installo il bitkit per fare la build di un Llama, installo il modello code Llama, cioè sono ogni strato aggiunge elementi al file system sigillando quello che sta sotto. La nostra applicazione potrebbe essere distribuita con Docker facendo un ulteriore strato in cui noi andiamo a copiare i file già compilati, ad esempio in Delphi, oppure andiamo a copiare dei tool e il sorgente per fare la build direttamente nel container quando dall'immagine vado a creare il container. Una volta fatta la build, quel container è già pronto, viene avviato e se stop e riavvio, lui comunque parte sempre con gli step precedenti al comando finale, non vengono più ripetuti, viene ripetuto solo quello che manda fondamentalmente in esecuzione il nostro programma. Quindi è estremamente comodo per la distribuzione questo sistema, ma anche per provare in modalità usa e getta magari dei tool che vi potrebbero interessare. Ad esempio, io qui l'ho provato, mi sono divertito, vedo che lento, non mi piace, faccio una bella delete e mi recupero lo spazio, questi 5 giga 22 che sono l'immagine più il container installato, e lo posso utilizzare per altre immagini, per altre cose. Quindi questo è un pochino quanto, però potremmo parlare di Docker per delle ore. Adesso non siamo qui a... Detto questo, no, l'esperimento dai, è riuscito, non è crashato nulla. E quindi sono anche abbastanza contento di questo perché mi sarei aspettato che succedessero delle cose nefaste, a tutti gli effetti invece non c'è stato il problema, tutto sommato. Aiuto. Non c'è No, stato, qui. questa è la mia voce, aiuto. C'ho la voce doppia. Tutto sommato però è interessante comunque il tipo di servizio che dà. Ecco, ovviamente, cioè, è molto lento e quindi da questo punto di vista la problematica sta nel fatto che ci vuole molto tempo per ottenere una risposta, ma effettivamente io faccio l'elaborazione in locale, quindi questo è un po' difficoltoso da gestire, però rimane comunque come dire, molto interessante come implementazione perché io posso mettere nella mia rete, posso sfruttare questo servizio per renderlo anche disponibile a più sviluppatori. È chiaro che più gente lo inizia a bersagliare e più questo diventa lento. È un pochino ridotto il modello, chiaramente rispetto a servizi come abbiamo visto, stile ChatGPT ed altri ancora, siamo un po' su altri livelli, siamo un po', come dire, su altre cose, su altre precisioni, perché dietro ChatGPT ovviamente c'è un modello estremamente più ampio, estremamente più elaborato, estremamente più efficace, quindi è chiaro che i risultati sono molto diversi. Ovviamente non trovo gente a parte me che sta sviluppando in italiano, come al solito. Quindi fare un raid diventerà un po' difficoltoso, che mi piace sempre cercare di trovare qualcuno che faccia cose interessanti. Non vedo neanche i soliti, nonostante sia il giorno, c'è un nerd in Nerds, c'è uno che sta facendo un Pac-Man. Questo è interessante, ci sono delle cose. Posso trovare una lista più completa possibile delle librerie
Magari OpenFree da usare con Delphi, più in generale con Free Pascal. Oi boh. A parte la classica ricerca su Google, che vabbè, no, una brutta risposta. O su GitHub, sicuramente su. Ormai gli italiani sono adeguati, fanno streaming in inglese oppure non hanno preso altri hobby. Beh, io li faccio in italiano perché ci manca solo che diventi, come dire, di gomma parlando in inglese, quindi non ce la posso fare. Poi anche gli italiani hanno il loro perché, quindi, come dire, se no tutti qui in italiano. Per spawn a few bit, secondo me puoi cercare Pascal su GitHub, cioè tu vai sul sito github.com. Adesso sul schermo non lo vedete, però dalla home page ci sono i vari, anzi facciamo Pascal, però ci vorrebbe esatto languages Pascal, search query Pascal language, Pascal tag repository language Pascal. Se tolgo la query, vediamo, che sto cercando di mettere assieme. Non è che mi abbia soddisfatto più di tanto. Mi ha rimosso tutto. E quindi non riesco a incollare. Ok, forse l'ho beccato. Advanced Search. Ok, dovrei mettere comunque tutto su GitHub. Non mi ricordo il nome del repository. Sì, probabilmente c'è anche qualche repository che, però, per dire, con questa ricerca qui dovrebbe tirar fuori 65.000 repository coordinati, ad esempio, per più che best match per most stars dovrebbero uscire quelle che sono le librerie un pochino più quotate. C'è anche questo URL che è abbastanza. Poi in realtà la suddivisione Free Pascal e Delphi, bisogna vedere ogni libreria come se lo indica o meno, perché qui si parla di Pascal generico. È anche vero che a posto di Free Pascal può usare anche Delphi Community, quindi anche penso un comando apposito, esatto, sito dedicato, e c'è la versione community da dove si può scaricare gratuitamente una versione che è praticamente completa, quindi al netto di alcune mancanze, roba enterprise, driver per database, un po' SQL Server, quindi di una classe business. Frost, Brutal, Epson, Pascal. Qui ci sta una lista, .freepascal.org package list. Oh, ottimo, quindi così vedi che le live, le chat sono utili, perché ci sono su GitHub, esatto. Sì, quella mi ricordo che sicuramente ce l'ho anch'io, nel, se non ce l'ho la vado a mettere. Awesome, awesome Pascal, eccolo qua. Beh, così vi faccio, mi incollo anche questo. Genera multimedia, sì, esatto, qui sono anche un po'. Sta approfondendo Python, forte la determinata quantità di librerie che ha, ma visto che Delphi Pascal in generale mi sento già. Perché non creare librerie direttamente in Pascal? C'è anche Python for Delphi, quindi l'abbiamo provato in live. Non mi ricordo di dove sei. A few bit, se forse sei sempre a Molise, non sei vicino a Padova, quindi perché Padova c'è un seminario tra qualche giorno, e fu così che few bit inventò il Pascal. Non è male, bisogna dire, brevettalo, perché potrei rubarlo istantaneamente. Non Visual Classes, sì, qui c'è un sacco di roba, plugin, wizard, quindi
Cioè, tenere aggiornato questo elenco non è male, perché di roba ce n'è veramente tanta del FeePi. Questo l'ho addirittura usato, l'ho provato, ma non è. Mi mancavano un po' di cose che a me servivano e ne aveva che non mi servivano, e quindi non. Cioè, i progetti vanno fatti in un certo modo, perché quello che manca un po' in DeFi è un po' il poter fare una pacchettizzazione comoda. Cioè, ci sono dei tool purché tu gli crei le cose esattamente come vogliono loro. Sì, comunque questo è in star, stop ignoring, never be notified. Ah, bah, sì, questo non metto mai watch. Interessante comunque quella Awesome Pascal, perché cioè è bella nutrita. Non so se c'è un count, ma c'è veramente una marea di roba. Cindy Components. Mamma mia, ci sono alcune cose che io non ho mai. Non ho mai. Sono in ordine alfabetico. Cindy Components, che roba è, per Delphi 7. Interfaccia metro. Stavo guardando un po' di roba. Beh, sì, cioè, mi aspetto anche un discreto numero di star. Un K8, ne aspetterei anche di più. Però sì, dovrebbe averne di più. Ci sono delle issue che non so come potrebbero essere. Ah, le issue sono le request. È un po' indietro, ragazzone, però. Needs decision, diciamo che sì, anche qui c'è sempre il problema un po' della. Bisogna vedere se fanno delle pull request queste persone, perché vedo che ce ne sono diverse da diverse added auto get it. Cornelius David, che ha scritto un libro, ce ne sono diverse, sì, però chiaramente mantenerlo non è easy, e quindi non è easy, quindi bisogna. Quindi, come concludere questa live nel modo che usiamo generalmente per divertirci, ovvero facendo il raid a qualcuno in inglese, sentire come dice compila, quindi va, e gli devo spiegare che cosa vuol dire il detto. Vedo che c'è anche .NET C Sharp, Desarrollamos con React, il portoghese non gliela fo. Virtualbox, GitHub, Java, Godot, qui tutti sono in mega data science. Questi sono francesi. Sto sfogliando, sto cercando di trovare qualcuno che faccia roba interessante. Cioè, tutti fanno roba interessante, però niente, intanto faccio questa roba. Allora, quindi, andata a buon fine la nostra, metto una chiusura, vediamo che parte un po' troppo veloce, no, è abbastanza contenuta. Nel single conto c'è il nostro Andrea Magni con Framestand, beh, ci sta, quindi quello secondo me andrebbe messo di serie in Delphi, onestamente, quindi lo metterei proprio di suo. Via, dai, prova a fare un raidino programmando e conversando a questa developer che sto cercando di capire cosa sta utilizzando, forse Node, sta facendo qualcosa con Node. Comunica che vuoi partecipare con la. Ah, si posso fare anche la collaborativa, è interessante. Provo a fare questo ride. Niente, non so se ci vedremo la prossima settimana, perché devo partire poi per Roma, devo finire di preparare un po' di cose, quindi non so se riuscirò a fare una live. Mi piacerebbe fare una diretta da IT DevCon, ma non sempre è possibile, perché manca un po' la connettività e quindi c'è sempre un po' questo problema, però come dire, ci si prova e si vedrà. Però forse martedì non riuscirò, perché sicuramente avrò bisogno di un po' di tempo per preparare le slide, e poi sicuramente quando tornerò la settimana dopo c'è il Delphi Day, vedrò se riesco ad andare in live magari mentre preparo un po' di cose o meno, però sarà molto
sarà molto, è alta la musica, sì, la sento alta io, sarà molto duretta, quindi però ci provo, dai, nel caso anche una levettina piccolina, vediamo cosa succede. Grazie di nuovo per la presenza, rimanete per il ride. Andiamo a vedere che sta a fa con Node, sta sviluppatrice online, così abbiamo anche il Girl Power che sviluppano. E sa che è partita la pubblicità, vabbè, c'è poco da fare. Rimanete per il ride, ne approfitto per salutarvi e direi ci vediamo alla prossima. Seguite Telegram per sapere quando e alla prossima. Buonanotte e buona prosecuzione di settimana. Ci vediamo. Ciao, 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 ciao.